Ok, osservazione 69, prego, assessore. Allora, l'istruttoria è di accoglimento che ci consente di andare a vedere direttamente la proposta. Sostanzialmente viene chiesta l'estensione del limite individuato originariamente per ricomprendervi una area pertinenziale. E chiederei all'ufficio di condividere lo schermo, se è possibile. Io perlomeno non sto vedendo. Sì, un attimo, Jacopo, un secondino perché c'è da aprire le cartografie, un attimino, arrivo subito. Allora sì, ok. Aspettiamo anche a ragionarne, se non si capisce nulla. Ma questa qui, scusatemi il ritardo, ma non, ero rimasta un po' incespugliata stamani. E questa osservazione qui la dobbiamo un attimino sospendere, però ve la posso anche far vedere perché l'avevo un attimino lasciata da una parte perché la dovevo verificare con Fabrizio. Comunque, se volete, ve la faccio vedere. No, Ma sì. devi, Sì, Antonella, sospiro. Sì, dimmi. devi verificare la correttezza. L'abbiamo, allora, noi venerdì ci siamo visti con Fabrizio e abbiamo verificato alcune cose che erano rimaste in sospeso e ho verificato anche questa. Vi faccio vedere una cosa che non mi tornava nella modifica, ma me l'ha spiegata. Se volete ve la spiego, se no vi faccio vedere quando l'abbiamo pronta. Come vi pare a voi? Vai, spiegacela, vai Ma intanto. io... Allora, questo che vedete, ora, vedete, questo che vedete qui a schermo. Allora, aspettate un secondo che spengo una cosa. Allora, vi faccio vedere. Allora, quello che vedete ora è modificato, ma partiamo dall'adottato, va bene? Che io ce l'ho già la modifica, ma non mi tornava una cosa, ma me l'ha spiegata. Allora, l'area dell'osservante è questa, c'è scritto 69.4, è questa perimetrazione qua. Vedete? Sì, E nel è chiaro. più È chiaro. adottato è zona E3 agricola e chiede come hanno fatto le osservazioni che avete già visto l'ampliamento della resede in zona RBA. Che è pur sempre zona agricola, lo ricordo a Sì, tutti. certo. Allora, noi, come cartografico è stata fatta questa modifica, ora ve la faccio vedere. È stata portata anche questa zona qua più lunga, la vedete? Di più è stato dato perché se no ci rimaneva questo pezzettino qui di agricolo che non aveva senso e abbiamo unito tutto questo borgo. Ecco qual era il mio dubbio, se inserire quel pezzettino lì oppure no. Sì, allora ricorda alla Commissione che altrimenti sarebbe stato tutto molto molto più complicato. Noi qui siamo nel territorio agricolo, cioè il grigio indica territorio agricolo, così come territorio agricolo è questo beige marroncino più chiaro. La differenza fra il grigio e l'agricolo, e scusate, fra il grigio agricolo e il marroncino agricolo è che il grigio, dove c'è scritto RBA, è un nucleo rurale, mentre diciamo la parte più marroncina è territorio agricolo, diciamo descritto in modo diverso. Chiaramente nel momento in cui il cittadino ci fa presente che c'è una resede dell'abitazione che non è stata inserita, no, nel nucleo rurale, è ragionevole inserire la resede nel nucleo rurale e a quel punto ovviamente l'interpretazione del nucleo rurale cambia e non ha senso lasciare una striscina diciamo che divida
questo nucleo rurale, che a questo punto, vedete, assume una conformazione omogenea. Questo è il senso, insomma, della modifica. Sarà da considerare anche l'altra strisciolina, Simone, a questo punto, se no rimane quella strisciolina lì che non ha senso ormai. Infatti vedi che è tutto compatto ora nella proposta che fa l'ufficio. Ah, ecco, perfetto. Era quello che spiegava l'Antonella, cioè il motivo per cui si è andati oltre la reserve a ricomprendere questa striscia, cioè non ha senso che in un nucleo rurale rimanga una striscia che non è considerata tale, insomma, ecco, questo è il senso. Presidente. Sì, mi sentite? Sì, ci sono. Ok. Ma io non mi sembra che è chiara, no, la proposta che è stata fatta e per cui, insomma, c'è stata la spiegazione dell'Antonella. Io non ho nulla da dire. Anche per me va bene. Presidente, vedo se gli altri commissari non hanno nulla da dire, si va. Vedo che nel frattempo è arrivato Fabrizio. Buongiorno. Ok. Fabrizio, buongiorno. Buongiorno. Allora, già che ti sei ricollegato, ci avevamo da concludere la trattazione per gli aspetti, diciamo così, di tipologici urbanistici della osservazione 500, ti ricorderai? Sì. L'altro giorno erano rimaste queste vicende in sospeso. In particolare era rimasta, diciamo, aperta una necessità di approfondimento sull'impatto del trasferimento, diciamo, del grosso del volume nell'area di Capezzano, cioè capire quell'area rispetto al volume che viene trasferito, quanto si presta, rispetto a quali caratteristiche dell'intervento, eccetera, eccetera. Questo era il tema che era rimasto aperto. Allora ora si riparte dalle osservazioni alle schede norma, si accantonano quelle cartografiche. Sì, per completare la trattazione di questo, che è l'ultima, che era di quelle rimaste in sospeso delle schede norma. Non ce ne sono una, non ce n'è una sola delle schede norma. Sì, ha ragione Riccardo, ha ragione Riccardo. Ah, sì, ok, sì. Avevo capito che fosse l'ultima, scusate, no, non c'ho davanti l'elenco. Diciamo, è quella più complicata, okay. Direi questa qui, le altre penso siano più semplici. Poi c'era il discorso che l'assessore aveva proposto di guardare tutte quelle piccoline, no? Tutte insieme per poi prendere una decisione. Vi ricordate? Ce ne sono, mi sembra, 5 che sono... Michele, buongiorno. Lo ricordate quell'aspetto lì, no? C'era questa... Ma è corretto quello che diceva Riccardo, dobbiamo ancora finire, diciamo, di vederne alcune in sospeso. Quando viene Lucarini, te lo dico. Riccardo, microfono. Dicevo, è corretto quello che diceva il consigliere Erra, nel senso che abbiamo sì alcune schede norma in sospeso, quindi, Presidente, se la Commissione è d'accordo, io approfitterei della presenza di Fabrizio Cinquini per fare questa parte del lavoro, nel senso che poi su quelle cartografiche, certo, così eravamo rimasti in termini organizzativi. È solo che non ho davanti, perché mi sono dimenticato l'agenda, non l'ho con me, il raffronto di quelle che avevamo sospeso o comunque, insomma, affrontate, ma non si era finita l'istruttoria o comunque la valutazione della commissione schede norma, intendo. Quindi okay, procediamo più, sì. Che faccio? Condivido io lo schermo? Ah no, sì. C'è anche Antonella. Sì, comunque condivido io. Poi se mai Antonella ci torna. Dunque, avevamo visto, diciamo, e avevamo chiarito quel dubbio che aveva Riccardo sulla stima che era stata proposta dentro osservazione, che appunto riguardava la simulazione della fattibilità con, diciamo, i dati presenti nella scheda adottata e che cercavano, secondo l'osservatore, ovviamente. Scusate un attimo,
Ciao, ciao. No, no, non ho capito, scusate, era al telefono. Dicevo, Poi Riccardo. Fabrizio non ha detto niente, non, Fabrizio non ha ancora detto niente, stava Ah. Ah. entrando ora nel merito. Cioè, si era chiarito già l'altra volta che quella stima che portava, proposta, stima, diciamo, quell'analisi di fattibilità che era presente nell'osservazione, era riferita alla simulazione degli effetti di natura economica determinati dalla scheda norma in adozione, che tendevano, secondo l'osservante, a dimostrare appunto che non c'era una marginalità d'utile, no, con la scheda, e che serviva ad argomentare che c'era da aumentare, diciamo, a fronte delle misure compensative richieste, il dimensionamento. Ora, il problema che si poneva è che l'osservante proponeva sostanzialmente tre, diciamo, di abbandonare le possibilità, diciamo, di ricaduta sull'area della fabbrica per gli ovvi motivi di fattibilità, e spostava quindi tutto il dimensionamento su tre lotti, due a Lido e uno a Capezzano. Già l'altra volta abbiamo visto che a Lido, purtroppo, per fortuna, questo dipende dai punti di vista, uno dei due lotti non è impiegabile perché, secondo il nostro piano strutturale, è sostanzialmente riconducibile alle invarianti strutturali dei boschi planiziali, delle aree boscate relittuali di pianura. E quindi, rispetto alla richiesta fatta dall'osservante, possiamo accogliere dei due lotti del Lido solo uno. E questo è il motivo per cui vedete che le aree coinvolte non sono quattro, rispetto che sono quelle che voleva coinvolgere l'osservante, due a Lido, una a Capezzano e poi quella, diciamo, di recupero, ma sono tre, cioè una a Lido, una a Capezzano e poi quella di recupero. L'ipotesi che avevamo fatto è quella di ovviamente lasciare la possibilità, accogliere il lotto del Lido vedete, con un dimensionamento di 400 metri quadrati, cioè 4 unità immobiliari, perché in effetti, appunto, da un punto di vista economico, diciamo, le possibilità che offrono lotti di quel tipo a Lido di Cavaglioli non sono confrontabili con quelli di Capezzano. E poi, ovviamente, però, di alzare, loro chiedevano 1800 metri quadrati e 18 unità a Capezzano, cioè quelle che venivano richieste aggiuntive a Lido, di spostarle a Capezzano. In questo, ovviamente, c'era la perplessità, e anche comprensibile, che 2400 metri quadrati, cioè 24 alloggi, nel lotto di Capezzano fossero un po' troppi, mi sembra di aver capito. Ora, il lotto di Capezzano sono, allora, premessa, sicuramente, diciamo, non sono pochi 2400 metri quadrati, ancorché il lotto sia di 3000 metri, e in quel lotto lì noi chiediamo semplicemente che venga realizzata l'urbanizzazione primaria, cioè la viabilità di servizio, che quindi servirebbe sia ai nuovi insediamenti, sia, come sapete, per servire il campo sportivo che viene ceduto da un'altra area di trasformazione. In più, in quell'area, lo vediamo qui, in realtà il sistema di trasformazioni si complessifica, perché non c'è solo l'otto dell'ST41, ma c'è anche, appunto, la TR32, anche qui propone, diciamo, di distribuire nella sostituzione edilizia una parte di fiabilità spostandola a valle della rotonda. In questa maniera, quindi, tutta l'area intorno al campo sportivo, quel vuoto che rimane intorno al campo sportivo, si verrebbe, diciamo, a completare con tutto un sistema di insediamenti. In 3000 metri quadrati, 24 alloggi ci stanno, non è un problema di natura urbanistica. Io direi che, diciamo, da un punto di vista della consistenza, non credo che ci siano grandi problemi, perché fate un conto anche a un rapporto di copertura del 50%, rimarrebbe comunque 1500, siccome noi gli diamo un'altezza massima, ora lo controllo, ma aspettate, che lo vado a cercare, di 12 metri, sicuramente, diciamo, c'è ampio spazio anche per realizzare giardini, parcheggi pertinenziali, eccetera. Dopodiché, se si, e quindi, diciamo, da un punto di vista della fattibilità, in termini, diciamo, di spaziali, geometrici, assolutamente non ci sono problemi. Si può ragionare, ovviamente, se lì non si arrivi a un accumulo, diciamo, di funzioni troppo elevato.
L'alternativa, a mio parere, quale potrebbe essere? Se volessimo, diciamo, se partiamo dal presupposto che lì ci si arrivi, diciamo, a un sovraccarico di funzioni o di intensità di previsioni, l'alternativa dovrebbe essere, a mio parere, ridurre le misure compensative, cioè fare in modo che i costi di realizzazione del parco diventino di meno. E quindi un'ipotesi potrebbe essere rinunciare alla passerella pedonale, per esempio, cioè se uno rinunciasse alla passerella pedonale che ha un costo significativo, allora potremmo chiedere il parco, la bonifica di tutta l'area, la sistemazione sia a destra che in sinistra, cioè dove c'è la rotonda con la fontana per capirci d'ingresso a Camaiore, sia tutta la parte della fabbrica come recupero ambientale e un parco, rinunciando alla passerella pedonale, allora potremmo anche abbassare il dimensionamento a capezzano, perché ovviamente ci sarebbero meno costi compensativi. Se invece noi riteniamo che la passerella pedonale sia un elemento rilevante, è chiaro che se noi vogliamo garantire una verosimile fattibilità di questo intervento, queste quantità sono men che minimamente necessarie, perché considerate che loro ci chiedevano l'equivalente all'oggi, ma al Lido, quindi in un'ipotesi, diciamo, di economicamente molto, molto diversa. Quindi chiaramente qui c'è anche una discrezionalità di natura vostra, insomma, di competenza della commissione. Ecco, io vi segnalo questo aspetto, che 2.400 metri quadrati, cioè 24 alloggi, lì dentro ci stanno e senza grossi problemi, in termini geometrici, diciamo, fisici, e c'è sicuramente spazio per i parcheggi, le aree pertinenziali, eccetera. Vengono non degli edifici ovviamente monofamiliari, vengono degli edifici plurifamiliari. Dopodiché, siccome appunto lì c'è tutta una serie di trasformazioni, non è che sia un grande problema. Rimane il fatto che se vogliamo ridurre il carico e vogliamo nel contempo lasciare fattibile soprattutto l'ipotesi di bonificare in via definitiva quell'area e la fabbrica e il magazzino sulla via provinciale, che insomma sarebbe un obiettivo fondamentale già previsto dal piano strutturale, l'alternativa è rinunciare a qualche misura compensativa, che in questo caso, secondo me, rilevante sarebbe la passerella pedonale, anche perché l'altra, cioè quella della cessione della fattoria, come già si diceva l'altra volta, non ha costi economici se non la cessione in quanto tale, cioè il valore venale, ma che è molto basso, essendo un'area archeologica, quindi quella viene da sé senza che abbia un'incidenza significativa sui costi. Quindi qui vi lascio un po' aperto il dibattito. Se vogliamo, o si lascia, o, cioè, diciamo, questi alloggi sono secondo noi il minimo essenziale per garantire la fattibilità. Se vogliamo ridurli, dobbiamo rinunciare a qualcosa a termini compensativi. Fabrizio, volevo farti una domanda prima di lasciare ovviamente libera la commissione di valutare. Il rapporto di copertura, diciamo così, sulla superficie fondiaria tra superficie coperta e spazi pertinenziali, quanto sarebbe? Intorno al 50%? Sembra che sia al 50% perché è nelle norme generali su queste aree, bisogna se volete controlliamo, E quanto diciamo, le caratteristiche è il rapporto di dell'intervento copertura. lo assicurano il rispetto di questo parametro a cui Loro lo giudico. devono assicurare, No, sì. no, ma Sì, perché tre... sì. Fate un conto, 3.000 metri quadrati, no? Si fa proprio 3.000 metri quadrati, ok? Per 0,50, che sarebbe il rapporto di copertura, vengono 1.500 metri quadrati. Quindi vorrebbe dire che a determinate condizioni riuscirebbe anche a fare dei fabbricati a due piani, neanche a tre, perché 2.400 metri su due piani fa 1.200 e quindi stai dentro i 1.500. Poi metti che lo fai su tre piani, vai a rapporti di copertura intorno al 35% o al 30%, quindi il lotto è molto grande. No, diciamo, quindi problemi che ci stia non ce ne sono, cioè di non fattibilità. È chiaro che può venire, è chiaro che viene, come dire, un insediamento sì, importante. 24 alloggi sono un insediamento importante, è evidente, no? Questo, quindi, però è anche quello che gli dà un minimo di marginalità nell'investimento, altrimenti credo che sia difficilmente fattibile con i costi, diciamo, che ci sono di sistemazione poi a Camaiore, ecco.
E aggiungo l'altra cosa, invece non possiamo invece aumentare il dimensionamento al Lido, per, a mio parere, per due motivi. Uno, perché il lotto di Lido, ve lo ricordo come è fatto, è proprio un lotto semplice e ci stanno perfettamente due bifamiliari, sostanzialmente, quindi quattro unità. Ma poi, e quindi aggiungerne di più, snaturerebbe, diciamo, il tipo di insediamento che lì si è, vedete, sono tutte villette così, insomma, no? A Lido e dall'altra poi abbiamo il problema che comunque a Lido non abbiamo disponibilità di dimensionamento, a meno che non rinunciamo ad altre previsioni, non avremmo neanche in questo momento la disponibilità di superfici da dare a Lido di Camaiore. Per me è chiaro. Va bene, ci sono interventi? Commissari? Vai. Sì, io intervengo io. A me questa osservazione non è mai piaciuta, se proprio lo devo dire con tutta sincerità. Mi piace la riqualificazione di quell'area, non mi piace la perequazione. Io resto della mia opinione che è molto sbilanciata, ma non a favore del comune, ma a favore del privato. Quindi io lo dico chiaro e tondo, non mi piace questa osservazione e non mi piace questa perequazione. Quindi secondo me sono tutti discorsi che non hanno, per me non hanno fondamento, perché qui una perequazione è molto sbilanciata e quindi io per il momento non sono d'accordo con questa osservazione. Non mi piace il carico che verrà fatto in quell'area lì, perché ci sono due previsioni che renderanno quell'area bruttissima. E in più non mi piace la perequazione. No, non credo che sia così sbilanciata. Cioè, si può fare questa previsione riducendolo molto quello che chiedono loro. Allora quello ha un senso. Certamente 28 case, di cui 24 a Capezzane, 4 a Lido mi Io la sembra. penso, Riccardo, non so voi. Come? Scusa, non avevo finito. Vabbè, dimmi. Che hai detto, scusa? No, No, ha detto probabilmente che no, ho perso una parte del ragionamento, ma di rete. Ma io non ti sento, Fabrizio. Ma mi sentite voi o, non, o sono io che non mi Sì, ti collego? abbiamo Si sentito, sente, Riccardo. Riccardo, t'aveva perso un attimino, diceva che t'aveva perso un attimo nel ragionamento. Ma io non lo sento, Fabrizio, siccome. Ma forse non vi sentite fra voi, io, noi vi sentiamo, sia te che... Fabrizio, puoi parlare? Ma lo Sì, sentite, Fabrizio? ora sento, era andata via per un attimo. Ora mi sentite? Sì. Mi sentite Sì, ti sentiamo, o no? sì. Sentiamo, ti sentiamo, ti sentiamo. Perfetto. No, però dicevo Riccardo, io capisco la tua perplessità, ma non, vorrei magari una riflessione da parte della Commissione di questa seconda eventuale ipotesi, Della cioè di. passerella, arrivavo anche lì. Ho capito, ma io capisco tutto, Fabrizio. Capisco e mi piace l'intervento, non solo che non mi piace l'intervento in quell'area di riqualificazione, mi piace moltissimo, sono favorevole. Non mi piace la perequazione, tutto lì. La trovo io sbilanciata a favore non dell'utilità pubblica, ma di quella privata, magari dal mio punto di vista, ma io ho le mie perplessità. E più non mi piace tutto quel carico che viene portato lì a Capezzano, senza ombra di dubbio. Quella è una cosa assurda, portare tutte quelle case in quell'area, sapendo già che c'è anche l'altra previsione. Verrà un lavoro bruttissimo e io francamente non lo accolgo. Altri interventi? Io anche ho sempre avuto qualche dubbio su questa osservazione qui, com'era purtroppo, e lo dico, quindi magari boh, si vedrà in sede di voto. Io ritengo che un intervento di questa portata sia auspicabile che venga realizzato.
premessa, questa è la premessa. Guardiamo il conto economico. Vorrei sottoporre anche agli altri commissari una riflessione, quantomeno a quelli che sono un pochino più titubanti, no? L'intervento lì, dico, se si decide che va in porto e viene portato avanti, è indispensabile che venga realizzato nella sua completezza. E quindi, Riccardo, il microfono, Riccardo. Riccardo, il microfono. E quindi ritengo che laddove si decidesse di portarla avanti, la passerella sia condizio sine qua non perché venga attuata e venga realizzata, perché se lo è per un privato in un conto economico la parte di maggiore investimento, mi immagino per quanto possa essere per il comune, no? Quindi che sia una condizione, un fattore limitante per l'attuazione dell'intervento, ancorché la parte privata proceda alla bonifica dell'area. Rimarrebbe incompiuta, non fruibile per la cittadinanza, quindi ragionerei sull'equilibrio economico. La vocazione naturale di Capezzano potrebbe essere sostenibile, non lo vedo una sorta di ecomostro, no? Quella perché la zona lì tanto sostanzialmente è vicina alla viabilità, è all'ingresso di Capezzano dove è fortemente urbanizzata la zona, quindi non la vedo di un grosso. Mi snaturerebbe più una zona come il Giardo, no? Sostanzialmente mi snaturerebbe più una zona, un'altra zona lì. Vai a campire di abitazione una zona che di fatto è già perimetrata urbanisticamente, no? Perché ci sono gli immobili del Bar Sottelli laggiù in fondo, c'è il campetto da calcio, ci sono gli altri immobili, quindi vai a saturare un qualcosa, quindi non vai a interrompere un cono visivo, perché se ti metti sulla Sarzanese e guardi verso Rito di Camaiore, a 150 metri c'è un treno di case, no? E c'hai la radura, quindi il pratino, cioè non è che vai a saturare o a interrompere un qualcosa, lo vai sicuramente a migliorare, anche perché il pregio architettonico di quell'immobile laggiù in fondo non è degno di nota, lo sarà probabilmente più questo intervento. Comunque, riassumendo le situazioni, per me è sostenibile la condizione essenziale che sia fatta la passerella e quindi non un progetto monco. E dicevo a conforto di altri che quando si dice scompensato l'intervento a favore del privato, immaginatevi anche la bonifica di tutte quelle strutture, di tutto quel materiale, di tutto quell'acciaio, di tutte quelle murature che sono presenti sul lotto. L'intendimento dell'amministrazione credo che sia quello di restituire ai cittadini un parco che si possa definire tale, dove si possa andare a giocare, dove ci siano delle attrezzature, delle panchine, e quindi è previa sicuramente la bonifica e la demolizione di tutto quello che è lì preesistente. Questa è la mia riflessione. Presidente, io vorrei soltanto confermare, diciamo, la valutazione di importanza strategica dell'intervento del parco con la passerella ciclopedonale. Insomma, è uno di quegli obiettivi che è stato inserito negli atti di pianificazione del comune sin dal piano strutturale. E la passerella ciclopedonale è uno degli elementi qualificanti di quell'intervento. Sì, volevo fare un intervento nel merito di quello di cui stiamo discutendo. Allora, non abbiamo neanche termini di paragone per questa osservazione, nel senso che è l'unica che si propone alla Commissione. Già tra l'altro anche in fase di formazione del piano era così, è l'unica che si propone con questa scala, con questa complessità di intervento articolato sul territorio, in termini sia di localizzazione delle previsioni di atterraggio, sia di caratteristiche stesse della previsione. È chiaro che quello che viene richiesto in termini di
appropriazione, diciamo, di funzione e fruibilità pubblica dell'area della cartiera è un elemento difficilmente rinunciabile in tutta la sua completezza. Ragione Alberto, in questo senso condivido perfettamente l'intervento, perché le due porzioni di previsione sono integrate proprio da un elemento di attraversamento del corso d'acqua, tra l'altro previsto da lungo tempo, con una funzione specifica che non ci possiamo permettere di non avere nel momento in cui decidiamo di collegare le trasformazioni di quell'area a una previsione urbanistica complessiva. Questo anche rispetto a quelle considerazioni per cui il progettista del piano Fabrizio chiedeva un'indicazione da parte dei membri della commissione. Quindi per me questo è un aspetto. È evidente che il dimensionamento è significativo, e c'è poco da dire su questo. È significativo nel senso che produce un carico, quel carico lo produce in un territorio, in una porzione di terreno che fortunatamente ha anche delle caratteristiche abbastanza regolari, per cui, come dire, si presta bene a poter diventare localizzazione d'atterraggio di una previsione di questo tipo. Mi viene da dire due aspetti. Intanto, qual è lo strumento attuativo con cui si realizza tutto questo? E poi un'attenzione particolare probabilmente va data anche in termini di, come dire, caratteristiche generali della previsione d'atterraggio. Quindi nella scheda, quant'è per esempio l'altezza della trasformazione fondiaria ammessa? È immaginabile ottenere o avere, dare anche nella scheda delle indicazioni tipologiche? Capisco che probabilmente non l'abbiamo fatto con in altre circostanze, però 24 alloggi non sono una bifamiliare, possono essere un condominio o possono essere delle villette a schiera o possono essere possono avere diverse conformazioni che hanno, in ragione del fatto che sono 24, svolgono una funzione, hanno un impatto particolare. Presidente, Fabrizio Cinquini prima ci diceva, forse in quel momento, non so se tutti quanti l'abbiamo sentito, che organizzando, diciamo, l'intervento su due piani, probabilmente il rapporto di copertura tra la superficie edificata coperta e gli spazi pertinenziali sarebbe di circa il 50%, il rapporto fra pieno e vuoto. Invece, sfruttando, diciamo, un'altezza su tre piani, si va verso una riduzione di quel rapporto intorno al 30%. Io mi permetto di sottolineare, rispetto all'esigenza che ponevi, che questo è un piano attuativo, cioè questo è un piano di quelli per il quale il Consiglio Comunale dovrà adottare, no? La proposta progettuale, poi ci saranno le osservazioni e poi ci sarà l'approvazione. Quindi io vi dico qual è la mia opinione, poi valutate voi. Secondo me è difficile in questo momento, in assenza di un progetto, dire se è meglio un edificio su tre piani piuttosto che no, edifici su due piani. Io questo non lo saprei valutare onestamente, perché chiaramente più vai in altezza, meno c'è no, l'occupazione di spazio fisico, più vai in orizzontale, più c'è occupazione di spazio fisico. Non so se noi in questa sede siamo in grado già di esprimere una valutazione di questo tipo. Ricordavo alla Commissione che lo strumento piano attuativo è, come dire, massimamente garantista, no? Da questo punto di vista, perché mette in condizioni addirittura gli stessi cittadini di fare osservazioni sul progetto, no? Proprio perché c'è l'adozione in Consiglio Comunale e poi la successiva approvazione. Quindi non so, ecco, se ci sono le condizioni per dare delle indicazioni tipologiche, per amor di Dio, se ci sono, fatelo pure,
Ecco, vi ricordavo che c'è uno strumento di massima garanzia sotto il profilo del controllo della qualità dell'intervento. Sì, le mie domande erano collegate, nel senso che posta un chiarimento sulla strumento attuativo, è evidente che ogni previsione di piano e di livello di dettaglio progettuale ha i suoi dettagli, per l'appunto. Quindi, insomma, è evidente che se si procede con un piano attuativo ci si può tornare anche nel merito. Va anche tenuto conto che, come dire, queste situazioni in cui si interviene in trasformazione in maniera più consistente possono comunque anche essere delle occasioni. Noi non ci pensiamo mai, noi abbiamo magari sempre paura che il nuovo carico sia un'occasione di peggioramento delle condizioni territoriali, delle condizioni urbanistiche, della qualità architettonica. Magari può non essere così, può anzi essere l'occasione perché ci siano le condizioni per qualcosa che funziona, sperimenta qualche elemento compositivo nuovo, insomma, anche a livello della qualità può essere che ci siano delle occasioni di interesse, insomma, anche da situazioni come queste che prevedono le funzioni residenziali. Quindi tendenzialmente riassumo la mia posizione dicendo che la previsione nella zona della cartiera va attuata, bisogna metterci in condizione di poterla attuare complessivamente. E stante il fatto che sull'atterraggio del Lido non c'è nessun dubbio, insomma, sul fatto che non abbia nessun senso aumentare le possibilità insediative, su Capezzano ci sia, nel caso del piano attuativo, nel momento in cui si forma il piano attuativo, la massima attenzione per evitare che questa aggiunta che è stata riconsiderata in relazione all'osservazione presentata non determini un peggioramento delle condizioni complessive. Scusate, due precisazioni. Ovviamente lo strumento, la scheda è sottoposta a piano attuativo, dopodiché avevo corretto l'altezza a 12 metri, però in effetti potremmo correggerla a 10,50 perché diciamo 12 metri potrebbe È essere anche sufficiente, è sufficiente, sono una. d'accordo. E dopo. Dopodiché, se aggiungere qualcosa che non volete, proviamo a molto essenziale, possiamo comunque aggiungerla. Questo non è un grosso problema. Poi ditemi voi, ecco, se ci sono punti da considerare. Ecco. Io la riflessione come ulteriore contributo è non limiterei i due piani per un semplice motivo. C'è quella previsione di recupero a monte della rotonda per la struttura RTA, ok? Che sicuramente lì andremo su, no? E per evitare di consumare troppo suolo, non lo vedrei male in un contesto così, perché dobbiamo anche immaginarci, lo so che è difficile. Però immaginarci come sarà la proiezione futura. Abbiamo quelle villettine a massimo due piani dove c'è il parrucchiere Silvestro, dove il deltozzotto e quant'altro lì, no? E quindi è un'area urbanizzata. A monte, verso Massa Rosa, c'è dove c'era il Kamakama, per intenderci, lì va sopra, no? E andrà ancora più sopra. Quindi non è decontestualizzato, secondo me, prevedere anche il terzo piano in un'ottica di non saturazione del lotto di terreno, no? Cioè, nel senso, lasciare più spazio a verde. Questa è una riflessione che ponevo all'attenzione della Commissione. Sono d'accordo, Alberto. Io non sono mai terrorizzato dalle altezze, nel senso che per me non è un tabù. Però il 10,50 mi sembra, insomma, i tre piani li consente, senza dubbio. Quindi voglio dire, per una funzione residenziale mi sembra legittimo, in considerazione di una superficie non proprio piccina, perché comunque quella non può essere troppo piccina, è evidente. Cioè la distribuzione in pianta non può essere troppo ridotta. Mi sembra che su 10,50 ci si possa attestare senza problemi. Sì, corretto. Presidente, a questo punto credo, no?
Se posso fare una sintesi, che va preso atto che c'è un'articolazione di opinioni su questa osservazione, mi pare che Sì. a livello istruttorio, insomma, abbiamo fatto quel che andava fatto. E Fabrizio, sugli aspetti tipologici, mi pare di capire che, diciamo, almeno i commissari che sono favorevoli all'osservazione siano per rinviarli al piano attuativo, se capisco bene. Giusto e corretto? Scusate, visto che c'è il piano attuativo, io non sarei a scrivere molto perché appunto rischiamo anche poi di scrivere cose che poi dopo limitano la possibilità di progettazione del piano attuativo. Insomma, ecco, considerando che c'è il piano attuativo, ci sarà tutto il tempo poi di ridiscuterne eventualmente, no, della forma degli insegnamenti. Ecco, quindi non lo so, se poi volete aggiungo qualcosa, ma rischia di essere controproducente invece che di cautelativo, no? Sì, stavo esattamente dicendo questo e mi pareva di registrare che i commissari favorevoli alla previsione si siano attestati su questo indirizzo, cioè di rinviare al piano attuativo la verifica poi della Sì, tipologia di. ma Io voglio capire una cosa però, voi rinviate al piano attuativo, ma il piano attuativo non potrà mai andare contro quella che è la scheda norma, no? no, la tipologia, Riccardo, rinviamo al piano attuativo la definizione della tipologia Sì, dell'intervento. volevo dire una cosa, ma se nella scheda norma ci si mette che può fare su tre piani, lui lo può fare tranquillamente su tre piani, dopo il piano attuativo perché non è che gli può dire lo fai su due piani con una tipologia. Se nella scheda norma abbiamo approvato che lo può fare l'intervento su tre piani, è su tre piani. No, non è Io? così, non è Ah, non è così, così. Riccardo, no. Nel senso che lui potrà presentare un progetto ammissibile, no? Con una previsione a tre piani. Il consiglio comunale è libero di dirgli no, io preferisco una tipologia diversa, cioè un conto è il rispetto della norma urbanistica, un conto è il merito del progetto che il consiglio comunale valuta in sede di piano attuativo. È chiaro che come tutte le scelte amministrative devono essere motivate, no? Nel senso che il Consiglio Comunale, no, se dice di no a una certa tipologia, no, lo dirà con un motivo e ne indicherà magari un'altra, no? Però certo che è possibile, ci mancherebbe altro. Il piano attuativo serve esattamente a questo, cioè ad avere un controllo di merito sulla progettazione, insomma. Quindi. Michele, ma scusa un attimo, allora io non riesco a capire. Ho capito che lo controlla, ma se la scheda norma prevede, cioè lui si può anche opporre e dire, no, io voglio andare in altezza perché nella scheda norma è previsto che lo possa fare su tre piani. Cioè non è che dopo si crea un conflitto che non se ne esce, ecco la mia paura. Il piano attuativo è uno strumento di attuazione delle previsioni urbanistiche che si fa proprio quando si ritiene che ci sia necessità di una progettazione di dettaglio, no? Quando è che non si fa il piano attuativo? Quando si ritiene che invece ci possa essere soltanto un controllo dell'ufficio, no? E allora quando c'è un controllo dell'ufficio, Riccardo, avviene quello che dici te, cioè nel momento in cui l'intervento è rispettoso dei parametri, l'ufficio non è che può dire di no. Ma questo invece non vale per il consiglio comunale. Il consiglio comunale può dire di no, chiaramente in modo motivato, no? Cioè dovrà dire il progetto per come me l'hai presentato, no? Ha un impatto ambientale paesaggistico che non ci soddisfa, ti chiediamo di rivederlo, no? Per conseguire certi obiettivi che sono questi. Però il Consiglio Comunale certo che è libero di esprimersi, anche per il semplice motivo che non è obbligato a votarlo, cioè non è che qualcuno può costringere il Consiglio Comunale a votare a favore di un piano attuativo sul quale la maggioranza dei consiglieri sono contrari. Quindi c'è come lo spazio di intervento, è la legge che lo consente, come tutte le cose vanno motivate, spiegate e non possono essere ovviamente pretestuose, ci mancherebbe altro, ma queste insomma sono le regole normali. Io non so se
Fabrizio in particolare vuole aggiungere qualcosa, ma non c'è dubbio che il Consiglio Comunale possa entrare nel merito del progetto che sarà presentato, esprimendosi, diciamo, a riguardo. Sì, questo è ovvio per tutti i piani attuativi, no? Cioè, chiaro che c'è, ma non solo direi, il Consiglio Comunale, ma lo stesso ufficio tecnico, no? Cioè, l'ufficio tecnico svolge sui piani attuativi un'istruttoria anche di natura qualitativa, è il motivo per cui sì, per alcune aree si sottopone tutto a piano attuativo, per questo motivo. Quindi cioè, ci sarà sia una valutazione di natura diciamo amministrativa, ma anche di ulteriore istruttoria tecnica, no? Proprio perché appunto che se io progettare la passerella non è un'operazione banale, ci sarà tutto un problema di controllo del prodotto che viene fatto, non solo per dire dell'ufficio urbanistica, ma anche dell'ufficio lavori pubblici, no? Quando cioè si entra in meccanismi perequativi complessi, c'è necessariamente un supplemento istruttorio. Posso dire qualcosa? Posso parlare? Io ma non ho sentito niente, quindi parlo. Io Prego, mi no, la prego, dimmi. ricollego un attimo a quello che diceva sia l'assessore, ma sia anche Fabrizio. L'esperienza mi insegna che quando una norma ammette una certa cosa, è difficile poi riuscire, diciamo, a fare delle considerazioni diverse, perché, diciamo, il proprietario e il tecnico mi mettono sempre davanti la norma che gli dà un diritto. Quindi io mi collego un pochino alle perplessità che aveva Riccardo Erra, a quello che ha detto Simone e anche te, Fabrizio, che dici, ma poi è l'ufficio che deve verificare la compatibilità. Guarda che si entra poi in un campo veramente difficile da controllare. Io questo lo faccio presente alla commissione, perché insomma, quando una cosa è scritta che è ammissibile, è difficile poi toglierla e farvi cambiare un certo tipo di impianto progettuale. Io però chiedo scusa, Può essere ma l'ufficio. no, io chiedo scusa, però le cose bisogna dirle alla Commissione per come la legge le prevede, perché poi c'è la responsabilità della politica, nel senso che se la politica è debole e non svolge il suo lavoro, accadono le cose che dice la Manola. Ma questo è un altro paio di maniche, e vorrà dire che chi amministrerà dovrà avere, come dire, la responsabilità di esercitare il proprio ruolo. La legge consente alla politica, la legge consente alla politica, consente al Consiglio Comunale di dire: io questo piano non te lo approvo perché non mi va bene, per questo, per quest'altro motivo. La legge lo consente, i piani attuativi si fanno apposta per avere il massimo controllo sulla qualità dell'intervento, si fanno apposta. E Manola, io ho vissuto personalmente progetti complessi dove l'ufficio giustamente svolgeva un ruolo critico rispetto a progetti iniziali che venivano presentati. Quindi non, cioè, io capisco quello che dici, nel senso che poi sono pur sempre piani di iniziativa privata, no? Per cui non è che progetti te comune, te puoi progettare la parte pubblica, non è che puoi progettare quella privata. Quindi è chiaro che c'è un'iniziativa privata che ha un peso, ci mancherebbe altro. Ed è faticosissimo a volte, no, interloquire con chi, diciamo, progetta, perché magari le aspettative sono molto diverse, no? Anche per magari per ragioni di costi o per ragioni di diversa visione della qualità dell'intervento. Quindi io quello che dici, Manola, lo capisco, non è che non lo capisco. Però non è vero, qui bisogna che la Commissione lo sappia. Siccome Riccardo Erra ha fatto una domanda precisa, la domanda precisa è: ma se noi gli concediamo tre piani, dobbiamo per forza votare in consiglio comunale un intervento su tre piani? No, la risposta è no. Questa è la risposta corretta. La risposta è no, perché se il consiglio comunale valuta che quell'intervento sia meglio farlo, su due piani, faccio per dire, non lo vota il consiglio comunale, non lo vota, perché nessuno può obbligare i consiglieri comunali a votare un piano del quale non sono convinti. Questa è la risposta. Poi, questo vuol dire in automatico che te comune progetti al posto del privato e fai come ti pare? No,
anche perché a un certo punto, ovviamente, no, viene meno l'iniziativa privata, no? Se il privato non è convinto. Quindi la politica deve esercitare il suo ruolo in questi casi, deve mettersi faticosamente a lavorare per cercare gli equilibri, diciamo, migliori sotto il profilo del soddisfacimento dell'interesse pubblico. Però, insomma, è corretto dire alla Commissione che lo strumento del piano attuativo questo spazio lo lascia, che poi sia un lavoro faticoso, a volte difficile, è vero, però questo, voglio dire, fa parte. Permettetemi, fa parte del. È inevitabile questo, è inevitabile questo. Così come lo voglio dire alla Commissione, non mi sembra che si possa dire allo Stato che un intervento su due piani sarebbe meglio che un intervento su tre. Io non lo so valutare. Se voi siete in grado di valutarlo, per amor di Dio, però poi attenzione, come ha detto Fabrizio Cinquini, perché cioè. Non è facile in questa fase immaginare l'intervento privato lì. Io onestamente non lo so dire se sarebbe meglio un intervento su due piani che occupa più spazio o un intervento su tre piani che è un pochino più alto, però di spazio ne occupa molto meno e quindi lascia più aria. Io questo francamente non lo so dire. Osservo che quell'aria è, correggetemi se sbaglio, sottostrada. Osservo che c'è un contesto che è quello che descriveva Alberto. Osservo che fortunatamente non ci sono in quell'area particolari valori ambientali o paesaggistici da salvaguardare, fortunatamente. Naturalmente l'intervento è un intervento importante, con un carico significativo, quindi la qualità conta molto, però io francamente non lo so allo Stato se è meglio un intervento fatto con una tipologia o con un'altra. Quindi poi bisogna stare attenti anche a questo, no? Perché vale anche il ragionamento contrario. Se uno mette un'altezza che non consente certe soluzioni progettuali, poi dopo allora sì che il Consiglio Comunale non si può lamentare se l'intervento non piace, no? Cioè supponiamo che si metta un'altezza di due piani. È chiaro che se poi il Consiglio Comunale ne vuole tre, no? Perché pensa che sia meglio andare in altezza che in orizzontale, questo sì che non è possibile dopo. Se non facendo una variante. Allora, forse è meglio, no, lasciare un margine maggiore che consenta proprio al Consiglio Comunale un domani di fare tutte le valutazioni in modo libero, no? Dopodiché, ripeto, se invece Fabrizio Cinquini, la Manola e voi commissari siete convinti sin d'ora che sia meglio una tipologia piuttosto che un'altra, allora si può anche scrivere, però bisogna esserne convinti, perché se no si fanno dei danni. Tutto qua. Sì, si fanno dei danni anche a fare schede norma che poi il Consiglio Comunale sia costretto a dire no alla scheda norma e si va in conflitto. Te puoi dire quello che ti pare, Simone, ma io la penso in questa maniera. Allora non si scrive niente. E se non ci si, e non si indicano i 12 metri, non si indica niente e si lascia al piano attuativo vedere che è di competenza del Consiglio Comunale su come fare l'intervento. A me che tu mi dica 12 metri e poi la politica si assuma le sue responsabilità, si crea un conflitto e questo Beh, io. scusa consigliere, abbiamo detto 10,50 m, non 12. Quindi intanto abbiamo detto 10,50 m e non 12. Quando è stato detto 12? 10,50. È stato detto prima con No, Fabrizio perché ero al Cinquini telefono, mi chiamano, che ero. correggeva la scheda. No, ho Quindi, capito, quello ero al telefono, non l'ho allora, sentito. 10,50 m Si può anche significa. non indicare niente, no? No, si Allora, deve indicare perché per lo so che legge si si deve devono indicare. indicare, lo so che si deve indicare, proprio perché si deve indicare, quella diventa una misura che il Consiglio Comunale, secondo il mio punto di vista, non può derogare a questo. Se nella scheda norma c'è scritto questo, sarebbe grave che il Consiglio Comunale, chi è che il consigliere comunale che dici te da un punto di vista politico, dici non è costretto ad approvare un piano che giudica non giusto. E che vuol dire questo? Se c'è una scheda norma che gli dice che lo può fare, chi è il consigliere comunale per dirgli di no? Abbiate pazienza, eh? Se c'è una scheda norma che ha approvato un vecchio consiglio comunale, è chiaro che l'intervento lo può fare, è giusto che lo faccia. Ma Ecco, scusa io Riccardo, io secondo ti sto dicendo come funziona la legge. Poi, la se... legge non funziona, no, si creano dei No, funziona così contenziosi. la legge. È La fuori legge funziona così. discussione. E no, il consigliere si assume delle responsabilità gravi.
Hai capito, secondo me, a fare certi interventi. Ma figuriamoci, e Secondo chiaramente quando me, sì, perché c'è una scheda norma che dice l'intervento come va fatto e te gli dici che non lo vuoi fare in questa maniera qui. Quindi va fatto bene subito il lavoro. Io ti ripeto, ho delle perplessità, le mantengo le mie perplessità, non mi dico mica niente, però non dire che è così semplice per un consigliere comunale dire no ad una scheda norma approvata da un precedente consiglio comunale. Si creano perché può essere anche chiamata a rispondere del proprio operato il consigliere comunale, no? E quindi, secondo il mio punto di vista, non è così semplice. Io eviterei tutto questo. Punto. Io resto con le mie perplessità, capisco quello che dite tutti voi, non me la sento di dar via libera a tutta questa perequazione, a tutto questo intervento per una perequazione molto piccola. Perché se andate a vedere cosa si può fare in quell'area, niente, lo zero assoluto si può fare in quell'area ora, lo zero assoluto. E quindi resto della mia opinione, si può il parco che io ritengo essenziale farlo, quel parco lì, perché è un accesso a Camaiore bellissimo, si può fare in tante maniere, non solo facendo fare quello che questa norma prevede di far fare. Punto. Si può fare in tante altre maniere e forse anche meglio. Va bene, mi sembra che se non ci sono altri contributi alla discussione si sia esaurita a questo punto. Sì, Presidente, io vorrei semplicemente dire che ovviamente l'opinione del consigliere Erra va soltanto rispettata, però ripeto, perché su questo ci tengo, che indicare dei parametri nella scheda norma non significa in nessun modo costringere il consiglio comunale a votare un progetto attuativo di cui non fosse convinto. È chiaro che quando si dice no a un piano attuativo lo si deve fare motivatamente spiegando perché si dice di no e che cosa si chiede di diverso rispetto a quello che è stato proposto. Ed era semplicemente in questo senso. Poi Riccardo è contrario diciamo all'operazione in sé e quindi diciamo gli interessa fino a un certo punto, ma giustamente approfondisce anche se è contrario. Dopodiché mi permettevo di sottolineare che tra diciamo ridurre un'altezza e non essere convinti della tipologia dell'intervento e mantenere un'altezza che consente un piano in più, è meglio avere un'altezza che consente un piano in più perché questo lascia più libero il Consiglio Comunale di avere margini di valutazione del piano. Tutto qua. Perché Simone, il Consiglio Comunale non può cioè non può aggiungere, ma può ridurre, nel senso. Ecco, Il questo è Consiglio quello. Comunale, quando valuta il piano attuativo, è obbligato a rispettare la scheda norma, no? Quindi lasciare un'altezza, diciamo, di 10,50 m consente al Consiglio Comunale, no, di valutare con maggiore libertà il tipo di intervento che viene proposto, no? Nel senso che se a un certo punto ti propongono un intervento su due piani e tu pensi che sia meglio andare in altezza, glielo puoi indicare, gli puoi dire guarda, rivedi il progetto e vai in altezza. Se invece abbassi l'altezza, no, e questo non lo puoi fare perché è chiaramente il cittadino ti dice ma io ho fatto il progetto rispettando i parametri che mi erano stati dati e non posso andare ad un'altezza maggiore. Per quello io non è che sono a favore dei tre piani piuttosto che dei due, Michela. Io non ne ho la più pallida idea, tanto per essere chiari. Io non lo so se lì è meglio un intervento in orizzontale o un intervento in verticale. Credo che a questo stadio non lo sappia nessuno di noi cosa è meglio. Allora, proprio per questo dico, siccome in modo molto accorto la commissione, no, ha ridotto a 10,50 m l'altezza, quindi più di tre piani lì non ci vengono, no? E quindi diciamo aspetti di pericolo sotto questo profilo sono scongiurati dalla norma. Dopodiché, se è meglio tre piani o due piani, io non lo so, e sta proprio al piano attuativo, no? Verificare questo tipo di aspetti. Riccardo dice: ma una volta che gli hai dato i parametri, non puoi più interloquire. Non è così, puoi interloquire, ci mancherebbe altro. Poi che sia un lavoro, come dice la Manola, spesso faticoso, complicato, perché non è che puoi progettare te comune l'intervento privato, lo progetta il privato, questo è vero.
Ma è proprio altrettanto vero che i piani attuativi si fanno apposta proprio per interloquire col privato, proprio per avere degli spazi per cercare di avere degli interventi di qualità. È proprio il motivo per cui si fanno i piani attuativi invece che i progetti, diciamo, che vengono approvati in un altro modo. Vi dico di più, vi dico di più, che si è perso questo aspetto nella discussione. I cittadini possono fare osservazioni sui piani attuativi. Se un cittadino che sta intorno, no, dopo che il consiglio comunale ha adottato il piano, fa un'osservazione, no, e te il consiglio comunale la devi valutare. E quindi l'osservazione può essere sull'altezza, sulla tipologia, su un problema magari che gli viene recata la sua proprietà. Cioè un piano attuativo c'ha anche le osservazioni, quindi ce l'ha il consiglio comunale i margini di lavoro. Poi che non sia un lavoro facile, per amor di Dio, è vero, non è mica un lavoro facile, è impegnativo, no? Però gli spazi ci sono. Allora, quello che dico io è: o uno è veramente convinto che qui la cosa migliore sia un intervento, faccio per dire, su due piani o su un piano, e allora riduce ulteriormente quell'altezza. Però, se non ne siete convinti, non mi sembra che qualcuno sia convinto di questo, è più logico lasciarsi dei margini in più proprio per esercitare quel ruolo. Poi dopo Riccardo ha perplessità più di carattere generale, ma quelle, diciamo, esulano da questo punto specifico. Presidente. È scappato, Simone. No, è addirittura doppio perché lo vedo collegato due volte, quindi. Se Non ci sentirà? l'Antonella ci ricorda anche le altre schede Scusate, che ma devono essere riviste. sì, infatti. Manca il presidente. È tornato. Ah. Se volete Jacopo. procedo, ditemi voi cosa devo fare. Ci sono, vi sento con tantissimo ritardo e accavallati. Scusate. Voi mi sentite? Sì. Sì. Ditemi. Antonella, mi Sì. pare che Jacopo fosse già d'accordo sull'andare avanti Ok, con le schede. ascoltami C'erano due. Fabrizio. Sì. Una cosa, Fabrizio, condividi te lo schermo, così io ti Sì, chiamo con nel le schede senso. norma, con le schede norma Sembra che questa roba che sono da vedere, se così sia stata se le hai vista. sistemate si procede. Va bene? Vai. Sì. Allora, io avevo tra le osservazioni che avevate messo chi da parte, chi da rivedere, chi da correggere, io procedo e verificate anche voi, per cortesia. Allora, io ho l'osservazione 357, la scheda norma SD 3.2, dove la commissione propone che il parcheggio venga realizzato con alto valore ambientale. Guardiamo se il Cinquini l'ha sistemato, se è tutto a posto, procediamo. Mi ridici l'osservazione, Antonella? Sì, 357. Michela, questo è il registro delle scade norma, eh? Ok? Sì, l'ho preso giusto stavolta. Io l'avrei corretto così, ecco. Non so se lo vedete. Va bene, era l'indicazione che era stata data, mi pare. Sì, ma questa qui era un'osservazione che c'erano, io avevo un parere diverso. Può darsi, Riccardo, ora io questo non me lo ricordo. Può darsi Del che. parcheggio via Ferrari, no? Che viene tolto, viene. Sì, È esatto, questo, sì, diciamo. questo qui. No, ma dico Riccardo, al di là del fatto che tu avessi un parere diverso, può darsi che la commissione avesse chiesto in ogni caso questo tipo di precisazione, no? Tutto qua.
lo ricordavo questa precisazione qui onestamente. Ora non me lo ricordo onestamente nemmeno io, però se ce lo sia, se Antonella se l'è segnata è senz'altro così. Sì, me l'hanno segnato così. Ok, segniamoci in ogni caso che questa è un'osservazione di quelle dove c'è un'articolazione di opinioni, no? Ai fini del voto, dico. Ok. Ok. Poi ho l'osservazione 359, che è la scheda TR1.8. La Commissione propone di inserire una prescrizione nella scheda norma, inserire verde lungo la parte confinante con la residenza e, si crei, e Bene. non si crei l'equivoco che lo debba fare il privato. Io avevo scritto così, verificate anche voi. Cosa lo ridice Antonella? Sì. Propone di inserire una prescrizione nella scheda norma, cioè di collocare, inserire, lo dico così, è di inserire il verde lungo la parte confinante, c'è cioè una parte confinante con la residenza. Ora non mi ricordo qual è questa scheda, no, dovrebbe essere quella grossa. È No, questo, ecco, si vede eccola qui qui. nel disegno, no? Cioè, perché un domani, se questa H2 qui potrebbe garantire la continuità del parcheggio, no? Fu fatto questo ragionamento, cioè di spostare il verde sul lato dove c'è l'edificio e il parcheggio dove c'è il vuoto, in modo tale che in un ulteriore poi sviluppo delle previsioni ci possa essere una continuità del verde lungo via Quasimodo, la possibilità di realizzare il parcheggio fra via Quasimodo e via Gualfieri, no? Era questa l'indicazione. Poi non c'ero io qui. Come si vede nel disegno, per capirci. Torna? Il disegno è già giusto così? Io l'avrei corretto così, però ditemi se era così che intendevate. Io onestamente non me la ricordo questa qui, forse. Non so, risento anche l'altro. Io non me la ricordo, io la potrei rivedere, per favore. Jacopo. Sì, non mi ricordo la modifica. Allora, cosa avevamo chiesto qui? Stefano, scusami, ma questa cosa che scrivi qua è di questa osservazione. Fabrizio, scusami, cosa avevamo chiesto qui? Per come me la ricordo io, di rivedere questo disegno, che infatti abbiamo rivisto. Invertendo il verde con il prima, il disegno era diverso nella proposta iniziale, nella proposta che avevamo mandato l'altra volta. Cioè, che è come lo vedete qui, cioè di dire il verde sta dove c'è l'edificio e il parcheggio dove invece c'è il vuoto, lo vedete? In modo tale qui, questo qui, in modo tale che diciamo Scusate, spegnete il microfono perché non sento niente. non compromettiamo in futuro la possibilità di estendere ancora Fabrizio, non parte. sento nulla quello che dice, aspetta un attimo. Vai, Fabrizio. Anch'io vado a memoria, ovviamente, però quello che fu chiesto è di rivedere il disegno per come lo vedete ora, in modo tale da avere il verde lato est, per capirci, e il parcheggio lato ovest. Perché? Perché questo consentirebbe poi un domani che si volesse ampliare il parcheggio anche su Via Alfieri, avere un parcheggio che passa da strada a strada, cioè che è servibile sia da Via Quasimodo che da Via Alfieri. E nello stesso tempo di poter poi un domani eventualmente estendere l'area verde, vedete, in tutta l'H2 che va verso il campeggio, per capirci. E quindi abbiamo rivisto il disegno in questa maniera, ecco, capito? E in più poi anche qui c'era di spiegare meglio che ci doveva essere una migliore, diciamo, attenzione alla qualità ambientale del parcheggio e quindi vedete le attrezzature dovranno essere realizzate, forme di ambientazione, corretto inserimento paesaggistico, elevati livelli di permeabilità, cioè doveva essere un parcheggio molto inverdito, per capirci. Quindi eravamo corretta in questa direzione, questa scheda. Allora, qui non vedete le correzioni.
rispetto alla versione precedente, perché essendo nuova è tutta gialla, no? Se mi ricordo, ma è quella che riguarda il parcheggio là sulla via dello sguardo, questa? No, è in via No, Quasimodo, al Lido di Camaiore. da vedere nulla, no. Come c'è? Ma scusate, perché si è fatta questa scheda norma qui? Qui c'è un privato che chiede di fare una sostituzione edilizia e di utilizzare la sostituzione edilizia un piccolo parcheggio già esistente su via Ferrarin, e in cambio realizza un parcheggio in area verde su via Quasimodo. Sì. Io mi ricordo che il presidente della commissione fece un intervento, ora mi è venuto in mente, sull'aspetto ambientale dell'intervento appunto che hai descritto tu, Fabrizio. E quindi mi sembra che avete colto la richiesta che veniva fatta. Magari Antonella, per scrupolo, quando hai tempo, Allora, mi fa. ascoltatemi, scusatemi un secondo, siccome queste commissioni io non c'ero, ok? Ho gli appunti che c'era Stefano e mi sono fatta spiegare un attimino. C'è stato fatto un attimino un po' di confusione. Allora, la 357, chiedo scusa, ma sono stata io a fare un po' di confusione. La 357, quella che abbiamo guardato prima, che riguardava la scheda norma TR.8, questa che stava guardando, che state guardando ora. È qui che chiedeva la commissione di inserire un alto valore ambientale tra il parcheggio e il verde, ok? Mentre quella, la 359, che si guardava, che si parlava appunto, che se lo ricordava Riccardo, che si parlava appunto del parcheggio grande a Camaiore, che è la Appunto. scheda TR 4.12, È quello. Ma un'altra. ok? È un'altra, la TR 4.12, infatti, ho chiesto a Stefano, era appunto il discorso di mettere appunto un verde lungo la parte che divideva il residenziale con il parcheggio. È questa, ve lo ricordate che si era già Esatto. discusso l'altra volta e si era arrivata a conclusione. Io avevo proposto, mettiamo il verde in carta, invece fu deciso di non Sì. mettere il verde in carta e di scrivere meglio Sì. la cosa. Vedete, che è questa qui, la successiva realizzazione del parcheggio dovrà assicurare la formazione di fascia verde pubblica attrezzata in ambientazione corretta e inserimento paesaggistico, qualità del prodotto da porre ai margini esterni con particolare attenzione per gli spazi contermini e insediamenti esistenti. Posti lungo via Roma e alla viabilità principale. È È questa così, la. ora torna, ora torna. Allora, Antonella, magari questa è chiarissima, questa qui di Camaiore è Dimmi. chiara e la Ok. memoria ci aiuta molto perché ne abbiamo Ok. discusso. L'altra, quella di Lido, Sì? sostanzialmente Fabrizio ci ha detto che ha invertito il parcheggio e il verde e ci ha No, spiegato no, mi sembra di no, perché io ho aperto quella adottata e è uguale è la uguale. E collocazione. allora Allora, qual lì. è il problema su quella lì, No, Antonella? secondo me su quella, scusate, vado a memoria, su quella secondo me c'è soltanto un'articolazione di opinioni, cioè se mi ricordo bene, Riccardo aveva qualche perplessità. Mi sbaglio, Sì. Riccardo? Sì, su quella del parcheggio Tutto qua. sulla Tutto qua. 357, sì. Però non credo ci fossero altri approfondimenti Ma istruttori. appunto, io Magari non me ne ricordo Antonella. questi approfondimenti qui, è quello che non riesco a No, ma capire. era ricordo Jacopo che chiedeva appunto questo discorso dell'alto valore del Sì, verde, ma ambientale. Jacopo effettivamente non è che aveva chiesto un'inversione, ora mi Ok, torna anche a vabbè, me. appunto. Va Jacopo si era bene, limitato a dire, mi raccomando, ecco, ci vuole un'alta qualità ambientale dell'intervento, infatti, mi insomma. ricordavo questa inversione, io non ho fatto. Eh sì, è vero, Però non era. questo discorso dell'inversione non sarebbe male, secondo me. No, ma è quello che vedi, cioè l'inversione di cui parlavamo in realtà c'è sin dall'inizio, cioè il giallo vedi. Ah, ok, è quello di prima. Ok, perfetto, allora. Va bene, allora possiamo andare avanti, Antonella. Sì, allora. Allora, qui siamo all'osservazione 361. Aspetta che. Allora, la scheda norma è la TU1.11, che è una nuova scheda norma. E qui la commissione aveva chiesto di prevedere il parcheggio nell'area, nella parte, cioè di scambiare
Prevedere il parcheggio nell'area della parte della fondiaria, vai un po' a vedere. Eccola lì, avevo richiesto qui un inserimento di un parcheggio. Sì, chiaro, e qui quando vedete questo qui vuol dire che devo fare la correzione cartografica. E poi ovviamente manca sigla, vedete, qui ci sono già le correzioni, va bene, questo ok. Poi la osservazione 372, ok, questa qui non so se ve lo ricordate, l'osservazione alle bocchette. E avevate chiesto una verifica se nell'osservazione c'era presente anche una particella, chiedevate l'allargamento anche della resede. Ora ve la faccio, condivido io, ve la faccio vedere se non ve lo ricordate. Poi abbiamo verificato che la particella era presente nella richiesta dell'osservazione e si procede nella modifica dell'allargamento della resede della zona B3. Vi Antonella, ricordate? che scheda è? Era l'osservazione 372. Ve la faccio. Più? O e Che ti è? procedo io o procedi te? Procedi La te. scheda, Antonella. Qual è la scheda? Non è una scheda. Ora ve la faccio vedere. Ora rifaccio io la condivisione dello schermo. Aspettate un attimo. Allora, voi avevate chiesto di poter ampliare questa parte della zona B3. Aspettate, questa zona qua, vedete? E dovevamo verificare che la particella 509 era presente nella richiesta dell'osservanti. Abbiamo verificato di sì, e poi qui andiamo ad ampliare questa zona B3 qui, Sì, va bene, ma quest'area questo si era qui. già detto. Antonella, per Dimmi. osservazioni in sospeso, io intendo dire quelle dove la commissione aveva bisogno di approfondimenti o aveva dei Ok. dubbi, cioè le indicazioni che Volevi. abbiamo già, no, scusami, le indicazioni che abbiamo già dato, no? Precise e puntuali. Chiaramente voi correggerete le carte e problemi non ce n'è. Questo è proprio un caso emblematico, cioè qui alla Ok. fine, ok? Quindi Va bene. cioè, guardiamo quelle che sono rimaste in sospeso, nel senso che c'è da prendere una decisione, ecco. Allora, aspettate allora che procedo, che ora controllo. Allora, io ho ad esempio l'osservazione 692, che è la TR 3.7, che la Commissione propone di sospendere per altra proposta. Andiamola a vedere. Vai, Fabrizio, fai te. Oh, sì, ma Se anche hai questa. fatto Sì, magari la variazione, guarda un po', la TR 3.7. che osservazione è questa. questa, scusate? Questa qui è la solita, quella di Santa Lucia, il box che doveva essere demolito, Alla eccetera, eccetera. 392? Sì, Era no. sospesa. Era sospesa questa. Ma è la Sì, ma alla 392? fine. Ma alla fine si era trovata una sintesi anche qui. Ma è la 392, scusate, eh. Sì, esattamente. Sì, qui si era arrivati alla sintesi che gli si dava in via secca un intervento di sostituzione edilizia complessivo, cioè si demolisce il box, si demolisce tutti i manifatti che ci sono a Capezzano, e quello che può essere ricostruito è un'unica unità immobiliare di 100 metri quadrati. Punto. Questo era il punto di approdo, e lui cedeva l'area già ripulita a Santa Lucia. E che ci fai a Dove era Santa Lucia con difficile quell'area realizzare lì? il parcheggio. Per Ma non realizzare me poi il la parcheggio. ricordo io così, eh. Ma l'avete visto quel pezzetto lì? L'avete visto per Appunto. bene? Io non me la Scusate, ricordo. abbiate pazienza, bisogna che intervenga.
Cioè, noi non possiamo rifare le stesse discussioni che abbiamo fatto, permettetemi. Allora, qui eravamo arrivati a un punto d'approdo, va bene? Che non era però quello lì, Fabrizio, se mi ricordo bene. Il punto d'approdo era, mi sembra, che lui prendeva quel volume e noi gli davamo un bonus di ampliamento che lui si giocava rispetto agli interventi possibili. Questo era il punto d'approdo al quale eravamo arrivati, se mi ricordo bene. Che era l'unico Se che io dicevo che si poteva fare. no, non eravamo arrivati lì, lo dico io come eravamo arrivati. Su tutte le discussioni c'era detto una cosa, da rivedere. Io sulla mia osservazione sono stato da rivedere. Non si era arrivato a nessun approdo su questa osservazione, perché Allora, eravamo guardate, guardate, pareri siccome discordanti. Quindi la scusate, commissione. scusate, la chiedo io una cosa all'ufficio. Siccome c'è fortunatamente la registrazione, se non ce lo ricordiamo, chiedo all'ufficio di riguardarla e la prossima volta ci dice a che punto siamo arrivati. Va bene? Simone, però era questo Sì, il punto, c'è cioè la se l'abbiamo discussione fatto così. che abbiamo. Va bene, come ha detto Simone, dai, perché io ci ho scritto rivedere, quindi non c'ho scritto se trovare una. Anch'io sono scritto da rivedere. Sì, ma è chiaro che ci abbiamo scritto da rivedere per forza, no? Però cerchiamo di capire quali erano le questioni che erano rimaste in Appunto. sospeso su questo, perché la valutazione Già. sull'area è già stata fatta la scorsa volta. Scusate, ma no, non è che voglio insistere, però stiamo secondo me perdendo molto tempo inutilmente, perché si era già fatta tutta questa discussione. Appunto, E Fabrizio, io siccome di tempo non ne voglio perdere, scusami, Fabrizio, siccome io di tempo non ne voglio perdere e la memoria a quanto pare non è una delle nostre caratteristiche migliori, passatemi la battuta, chiedo all'ufficio di andare a rivedere cosa abbiamo detto in fondo e di ripartire di lì, perché se no rischiamo di rifare una discussione che si basa sulla memoria soggettiva di ciascuno di noi, perché la mia memoria soggettiva mi dice che noi eravamo arrivati a dire che gli si dava un ampliamento maggiore di quello che, diciamo, gli si diceva: prendi sto volume, trasferiscilo nel lotto, diciamo, di destinazione e ti diamo un bonus in più. Te dici che non è così, e allora no, io dico. io dissi che questa ipotesi aveva enormi problemi a scatti di scrittura normativa, perché non si capiva in cosa andava tradotta in termini Ma normativi. siccome l'abbiamo già fatta questa discussione, chiedo all'ufficio di andarla a rivedere e così la prossima volta ci dite qual era il punto d'approdo. Se no rischiamo di rifare la discussione che abbiamo già fatto. Va Ma il bene? punto È d'approdo è solo quello che vi questo. stiamo proponendo. Comunque, vabbè, il punto d'approdo, cioè, fra una settimana ritroverete questa scheda. Cioè, no, Va io bene, non riesco, Fabrizio? Simone, non saprei come farlo quello che mi state dicendo. Questo che sto Sto dicendo. dicendo un'altra cosa, perdonami. Sto dicendo che abbiamo preso una decisione e quella decisione va tradotta in pratica. Antonella avrà la pazienza, ci L'ho già scusiamo con fatto, lei, di andare a vedere quello che avevamo deciso e la prossima volta ci dite quello che avevamo deciso. Oh, tutto qua. Antonella l'ha già fatto, ha detto. Vabbè, comunque io l'avevo già trascritto, onde evitare errori, la riascolto e guardo se ho sbagliato qualcosa, va bene? Facciamo così. Allora, può darsi, chiedo scusa, però bisogna essere precisi, se no non si va avanti. Può darsi che la traduzione pratica di quello che sto dicendo io, cioè che noi gli davamo un ampliamento, diciamo, maggiore rispetto al volume che spostava, si dovesse essere tradotta tecnicamente, come dice Fabrizio, va bene, ma perché avevamo già valutato quali erano le opportunità che il cittadino aveva a prescindere dalla scheda norma. Cioè avevamo detto, siccome quel cittadino è collocato in una zona B, potrebbe fare degli ampliamenti, potrebbe realizzare questo intervento, arriverebbe a questo risultato. Allora, questo risultato, diciamo, si può tradurre nella pratica in una previsione di un certo tipo, che consiste nella sostanza, non nella forma, nel consentirgli un ampliamento maggiore. Poi può darsi che sotto il profilo tecnico la traduzione sia quella che dice Fabrizio. Ma siccome se ne è discusso un'ora e bisogna essere precisi, se no si rischia di riaprire una discussione, chiedo solo all'Antonella di andarsi a rivedere quella discussione lì, perché non è che banalmente si era detto li si dà 100 metri quadrati, va bene? Ci si era arrivati dopo un ragionamento di cui io non mi ricordo il dettaglio. Allora, se ce lo restituite la prossima volta questo ragionamento, almeno evitiamo una discussione, ok? Tutto qua. Il contributo, se posso dare anche il mio di contributo, visto che ero parte sostanziale di quell'intervento lì,
era che sostanzialmente era da evitare la nuova costruzione perché era troppa la perequazione, perché lì si parla di tutti garage e pertinenzialità, anche da verificare l'eventuale legittimità, perché erano tutti C6 e la somma che avevo fatto io era più di 100 metri quadri di garage, e quel garagino che sarà anche guardato con te Simone lassù era circa 6 o 7 metri quadri, e poi c'era un pezzettino di terreno. Si è anche guardato che era in adiacenza di un maggior lotto di terreno dove si era stato detto che era previsto anche un frazionamento di quella linguetta di terreno in adiacenza al garage. Si era prospettato, salvo verifica, di concedere, oltre all'ampliamento del fabbricato che maturava stante la sua classificazione, anche l'accorpamento tout court, insieme all'intervento che era possibile realizzare lì, di quel volume lì. Quindi atterrava quel volume lì non oltre quello che prevedeva la zona di intervento. Questo mi ricordo io che era la sintesi. Poi comunque verifichiamo. Anche Poi io mi ricordo che era mi quello. spiegherete come si scrive una norma di questo tipo. Scusa Fabrizio, però io sto dicendo un'altra cosa. Siccome c'eri anche te a questa commissione dove siamo arrivati a un punto d'approdo, chiedo solo all'Antonella di andare a verificare a quale punto d'approdo eravamo arrivati tutti. Perché anch'io mi ricordo quello che dice Alberto. Poi può darsi che tu questo punto d'approdo l'abbia dovuto tradurre tecnicamente, diciamo, in un modo tale che sia, no, fattibile una scheda norma. Ma quello che la commissione voleva era, diciamo, non dare a questo cittadino, se la posso banalizzare, un vantaggio che non fosse semplicemente quello di prendersi una volumetria, trasferirla in quest'area di destinazione, magari con un qualcosa in più per favorire l'intervento. Questo voleva fare la commissione, cioè la commissione voleva che il risultato pratico fosse questo, che poi tu tecnicamente l'abbia tradotto facendo un calcolo a 100 metri quadrati, può darsi che sia quella la traduzione tecnica corretta. Però siccome non ci ricordiamo esattamente le cose, mi sembra, sotto questo ultimo profilo, allora io chiedo all'Antonella se la va a rivedere, basta guardarsi la parte finale della registrazione, cioè l'esito di quella discussione, così che anche tu possa, no, verificare esattamente quel che voleva la commissione e spiegarci sotto il profilo tecnico qual è, no, la possibilità concreta di traduzione pratica. Tutto qua. Perché siccome eravamo arrivati a un punto d'approdo, tutti d'accordo, diciamo così, riguardiamo dove eravamo arrivati, se no si rifà una discussione che sfugge rispetto a questo punto d'approdo. Tutto qua. Facciamo così, come dice l'assessore, andiamo avanti. Sì, infatti, mi sembra che sia la cosa da fare, anche perché poi, appunto, se ci saranno delle difficoltà rispetto a quel punto d'approdo che Fabrizio ha tradotto o comunque ha dovuto trascrivere in maniera diversa, ne riparleremo e si vedrà come venne fuori. Ce ne sono altre? Aspettate, che sto controllando. Internet. Allora, io ho l'osservazione 471, che è la TU 8.1, che è una nuova scheda norma, che la commissione propone la prescrizione sulla viabilità di servizio di accesso al cimitero, che abbia caratteristiche unitarie che permette l'accesso ai mezzi di servizio. Sarebbe la scheda quella del cimitero di Montemagno. Questa mi pare che si fosse già vista, nel senso ci fosse già Vista, stata. però io ho scritto vedere in commissione. Non No, so, ma la. poi Sì, qui Fabrizio. intervengo io. Sarà riparlato con Fabrizio, c'erano dei problemi a Esatto. realizzare quello che chiedeva la commissione. Ti ricordi, Cioè, la Fabrizio? commissione chiede una cosa che non è realizzabile, perché se notate la previsione è staccata dal cimitero e fra il cimitero e la previsione nel mezzo c'è un'ampia area agricola, tant'è che il percorso pedonale che si chiede di sistemare è lungo strada, perché è l'unica
modo con cui questo è possibile, perché se noi gli chiedessimo di creare un accesso di servizio al cimitero, dovremmo estendere la previsione in tutta l'area agricola, il che no, non è possibile. Oh, ma qui c'è un elemento di equivoco. Tant'è che io mi ricordo, Simone, che qualcuno, infatti, quando io sollevai questo problema, propose allora di eventualmente allargare o la previsione del cimitero o di mettere un parcheggio, una sala di servizio nuova al cimitero. Scusate, ma qui però c'è un elemento di equivoco. Perché in commissione è stato detto, io me lo ricordo molto bene, che è già previsto, ci sono i puntini verdi, si vede nell'immagine, un percorso, che è questo qui puntinato di verde, perché se no i puntini verdi non ci sarebbero, e era stato fatto presente che c'è una norma, abbiamo inserito nel piano, che prevede l'allargamento delle strade in automatico di 2 metri, se non vado errato. Quindi eravamo arrivati tutti alla conclusione che non serviva una viabilità di accesso al cimitero, perché la viabilità di accesso al cimitero è la via provinciale. Eravamo arrivati alla conclusione che lì un percorso di questo tipo, che magari consente anche all'occorrenza ad un carro funebre di passarci, non quindi una viabilità di servizio al cimitero, ma un accesso al cimitero, fosse la cosa possibile. E correggetemi se sbaglio, lo dico a Fabrizio, a Manola. In particolare, lì attraverso la norma di cui sto parlando io dell'allargamento stradale, una larghezza di un paio di metri in più ci può venire, tant'è che noi abbiamo messo i puntini verdi, giusto? Sì, appunto, ma il problema è che se te lo sposti verso monte, tutto questo ragionamento viene meno. Ma non mi sembra che la Commissione abbia chiesto di spostare verso monte, o Ah, mi vabbè, sbaglio? allora. No, no, l'unica cosa è che il percorso deve essere diretto e dritto verso il cimitero, nel senso dal parcheggio che verrà effettuato e che vada a finire al cimitero. Non c'era un intervallo, diciamo, di questo percorso, no? Cioè, dici No, niente. qui. No, interruzione non c'è, perché? Ah, va bene, no, no, Qui mi ricordavo. l'unica cosa che mi viene in mente a me, alla luce di quel che dice la Michela ora, è Fabrizio, se non sia il caso, lo domando, di invertire il rapporto fra verde e giallo, nel senso che chiaramente se uno prevede il giallo lungo strada e il verde più sopra monte, forse c'è più margine rispetto a questa richiesta che fa la Commissione, no? Perché chiaramente se invece uno vuole, diciamo, lungo la provinciale, il percorso di cui stiamo parlando, un po' questo percorso il verde lo mangia, no? Allora forse potrebbe essere utile spostare il verde lato monte e il parcheggio lato strada, non lo so, per rendere più Sì, però, agevole. però lì Simone c'è un problema orografico, si vede bene, c'è una scarpata. Quindi qual è il problema? Che se te, il parcheggio è posizionato lì, perché praticamente la strada che sale a un certo punto prende quota e dopo diventa complanare. Se invece te il parcheggio lo metti, perché c'è proprio un poggio, cioè una specie come è un poggio. E quindi se te il parcheggio lo sposti, lo inverti rispetto al verde, vuol dire che sbanchi. Devi fare un lavoro di sbancamento anche abbastanza consistente, capito? E tra l'altro, Fabrizio, questo problema qui, secondo me, è anche quello che, come dire, va precisato nella parte che è esterna alla previsione, nella parte del percorso che è esterna alla previsione. Perché se è vero che è possibile realizzarlo in ampliamento, diciamo, alla sede stradale esistente, se sarà un percorso, come dire, in massima parte pedonale, all'occorrenza anche per un mezzo, mi pare difficile pensare che possa essere la stessa quota della provinciale. Infatti inizialmente era stato pensato così, sopra poggio, e per quello che era pedonale ciclabile, era sopra il poggio, non era sotto, No, capito? ma va bene che sia sopra il poggio, Fabrizio, però l'importante è che abbia le caratteristiche dimensionali, quelle 2 metri, 2 metri e mezzo, con cui si può andare. Però mi domando, la parte che è esterna alla previsione,
A quel punto può essere, deve rimanere attuabile anche con questo discorso dell'allargamento stradale, però siamo un po' tirati per i capelli a quel punto, capito? Ma mi dite una cosa, ma la perequazione del cittadino, no? Non escludeva la particella 210 perché non era suo il terreno, quindi la cessione e la realizzazione di questo percorso, no? No, non era interrotto, eh? Io mi ricordavo quello, perché si diceva che non era di sua proprietà. È per quello che io dicevo, come si fa a garantire poi, mi controllate bene questo discorso? Vedi questo Sì, pezzetto Michela, è qui dove così. abbiamo i pallini No, ma è verdi? così. Michela, è come dici te, cioè il privato realizza una parte che è quest'area verde col poggio, il suo percorso. Dopodiché c'è un pezzo. Il pezzo aggiuntivo è un'operazione, come diceva Simone, che va fatta con le risorse comunali, cioè con intervento sull'ampliamento della viabilità esistente. Ma va legato lo stesso a questo intervento qui, E perché come se si no fa se qui? rimane morto poi. È inutile avergli fatto fare il parcheggio e un pezzettino di strada se poi dopo noi non interveniamo. Hai capito? No, Diventa ma un ascolta, discorso inutile, Michele, hai quindi. ragione, ma quello ci va legato politicamente, perché lì non è che ci puoi legare la previsione se l'area finisce lì. Ci abbiamo la possibilità in termini di una scheda norma, no? Però la previsione che ti dice che il percorso vada realizzato tutto, è chiaro che politicamente poi va portato oltre il limite di quell'area. La mia domanda però era di carattere più tecnico, capito, più specifico, perché va bene, la puoi fare l'allargamento stradale, però è evidente che se quella porzione, quella che rientra nella previsione di trasformazione realizzata dal privato è sopra il poggio, anche quell'altra deve essere sopra il poggio. E allora è possibile realizzarla sopra poggio con la norma dell'allargamento stradale? Jacopo, a mio giudizio è possibile. È chiaro che ci vuole magari una situazione nella quale, no, si possa dialogare serenamente col proprietario di quell'area, nel senso che te capisci bene che un conto è gestire una previsione nel dialogo, no, con la proprietà, un conto è gestire una previsione nell'ambito magari di un aspetto, di una dimensione contenziosa, no? Dove allora dopo ci si dovrebbe domandare se la norma sull'allargamento consente, no, di non sbancare, o invece se uno paradossalmente sarebbe costretto a sbancare. A me sembra che noi abbiamo fatto una norma che significa se io devo sistemare, no, una sede stradale allargandola e quindi anche offrirgli delle funzioni come in questo caso, no, di percorso diverso da quello carrabile, ma più legato alle funzioni del cimitero sotto il profilo dell'accesso, no, di un mezzo piuttosto che della pedonalità necessaria, a me sembra che questo si possa fare anche sopra strada, cioè dove sta scritto che io devo per forza stare sotto strada, nel senso che non è più un allargamento, insomma, siamo come dire, ad una discussione, no, diciamo, opinabile. Quindi tutto sta a capire poi nei rapporti con la proprietà. Come dire, se c'è una situazione di consenso o meno, no? Però, insomma, ecco, queste immagini sono abbastanza chiare. È evidente che se si allarga lì di un paio di metri si realizza, diciamo, l'obiettivo, no? Di dare un accesso al cimitero, da quel punto di vista lì, cioè pedonale e con un mezzo che possa essere, appunto, nel caso delle onoranze funebri, il carro funebre. Cioè, mi sembra che le condizioni ci siano. Ora, l'unica cosa che mi domandavo io, lo dico a Fabrizio e a Manola, se avendo messo il verde, no, sulla parte, diciamo, invece della proprietà, ecco, non vorrei che questo poi fosse un ostacolo, cioè l'aver messo il verde, perché allora dopo succede quel che dice la Michela, no? Che se io devo sfruttare, diciamo, il parcheggio, no, per avere più a monte questo passaggio, poi dopo. Allora sì che si crea una specie di gincana, no? Allora forse, non lo so, non lo so, forse potremmo rivedere la previsione del verde. Non dico spostare il parcheggio necessariamente lato strada se è un problema di pendenze, questo non lo so valutare, ma magari prevedere solo un parcheggio, cioè prevedere soltanto un grande parcheggio che consente di organizzare meglio questo sistema di accesso. Non so se mi sono spiegato. Sì, ti sei spiegato Simone, ma ora ti spiego anch'io quello che penso.
riguardandola proprio ora che era su Google, non si era vista, che questa previsione qui non si realizzerà mai. Cioè, ti spiego quello che ti dico io, che la distanza fra la fine della scheda norma e il cimitero è talmente lunga che te ne fai un pezzettino, non serve a nulla. Quindi, o rivediamo la scheda norma stessa o questa previsione qui, Non sono d'accordo su francamente. questo. Io sono d'accordissimo, Jacopo. Considera che questo intervento qui serve al proprietario. Ti dico perché. Il parcheggio lo userà il proprietario, perché effettivamente, specialmente il sabato e la domenica, sarà pieno e quindi va a favore del proprietario. L'intervento che farà è a favore suo e mi resta un intervento monco, perché c'è un pezzettino di strada che se non si fa il sotto non si va al cimitero. Michela, Quindi, però. per come vedo la scheda norma, la vedo monca ora. No, Capito? ma Non è monca. capisco quello che dici, però nel momento in cui si realizza, lo realizza il pubblico, il percorso parallelo alla provinciale, sopra il poggio, ai terreni che stanno fra il cimitero e la previsione, gli si garantisce un accesso. Allora, se io prendo 2 metri dalla cima del poggio, Sono un commissionario, onestamente. parallelo alla provinciale, Bene, ma l'hai venduto? oltre il limite della riga tratteggiata verso il cimitero, cosa faccio? Garantisco un accesso a quei campi che sono sopra il poggio della provinciale e hanno il muro del cimitero dalla parte di Lucca. Perché ti deve dire di no al privato? Ora, tutto questo però è realizzabile, secondo me, in Non avevo termini. finito, però va bene. No, ma segui il ragionamento che faccio io, che poi ti serve anche a te poi per ragionare. Tutto questo è realizzabile in termini pubblici se si evitano opere di contenimento che quindi aumentano gli investimenti, capito? Questo è il punto. Quindi, se noi usciamo da questa discussione dicendo che la scheda norma e la parte pubblica è attuabile con un percorso che si fa sopra il poggio, perché una parte ce lo realizza il privato con l'attuazione della scheda norma, una parte, quella che manca, la possiamo realizzare noi utilizzando la norma che abbiamo scritto a livello generale per gli allargamenti stradali. Secondo me l'operazione fila, perché le proprietà, quelle che restano fra la scheda norma e il cimitero, si troveranno fatta dal comune una viabilità d'accesso, viabilità, insomma, è un parolone, ma insomma una condizione di accesso e ho capito, ma non gli serve neanche perché sono campi. Quindi una condizione d'accesso ai terreni che sono in questo momento senza una viabilità, perché quella che si vede nella fotografia non è una viabilità, è un saltapoggi quello dalla parte del versante. Scusa Presidente, io però vorrei semplicemente richiamare alla memoria della Commissione diciamo, i termini della discussione che abbiamo fatto su questa previsione. Perché non si può sempre ricominciare da capo, poi ognuno mantiene anche le sue opinioni, ci mancherebbe, ma non possiamo ricominciare tutte le volte da capo. Allora, questa previsione ha due elementi di interesse pubblico, acquisiti, già acquisiti, ok? Che sono il parcheggio, perché serve lì un parcheggio a Montemagno, se non fosse altro perché c'è la scuola e c'è la vecchia scuola e c'è un'area dove spesso avvengono iniziative del paese e del comitato che li organizza. E poi l'altro aspetto che vorrei che non fosse dimenticato è che tutti siamo d'accordo sul fatto che serva un percorso pedonale, perché oggi i cittadini che vanno al cimitero, no, sono costretti a passare dalla provinciale. Quindi questa previsione nasce con questi due scopi, il parcheggio e il percorso pedonale. Ed è fuori discussione che il parcheggio e il percorso pedonale si possano fare. Dopodiché, nella discussione della commissione è venuta una richiesta in più, cioè di fare in modo che quel percorso che era pedonale fosse anche, diciamo, un accesso che consente, no, anche a un mezzo di arrivare al cimitero, perché magari ci possono essere esigenze di quel tipo, per esempio il carro funebre. E quindi abbiamo provato a ragionare, no, di questa ulteriore implementazione di possibilità. E l'esito di questa discussione è stato che abbiamo questa norma sui 2 metri e che quindi cercheremo di sfruttare al meglio quella, perché non possiamo fare altrimenti, nel senso che la scheda norma chiaramente
legata all'iniziativa della proprietà in questione, e la proprietà in questione è una proprietà che finisce dove diceva Michela. Allora, io dico semplicemente questo: non rimettete in discussione tutto, perché qui c'è il parcheggio e c'è il percorso pedonale. Glielo volete Posso dare a Montemagno un parcheggio lì e un percorso pedonale al cimitero? Fatemi questa domanda. Se la risposta è dire qualcosa sì, io, questa Simone? scheda, se la risposta è sì, questa scheda va bene, e Sì. dopodiché, con le previsioni che abbiamo messo di allargamento stradale, cercheremo di lavorare a quell'obiettivo, che è avere non soltanto un percorso pedonale, ma qualcosina in più. Questa è la sintesi, ma Posso ne dire una abbiamo cosa parlato io? e riparlato. È vero, io stavo arrivando a dire quello che hai detto te, nel senso, però lo volevo integrare. Visto, detto tutto questo, no? Non si potrebbe vedere un parcheggio un pochettino più grande, no? Tanto la realizzazione di quel percorso pedonale che porta al cimitero si può fare con quell'allargamento Sì, stradale. Riccardo, è quello che ho detto io prima, cioè bisogna non Ma andarsi. infatti, io non ho finito il mio ragionamento prima perché mi avete interrotto, ma io volevo dire questo. Dicevo, prevedere magari un parcheggio anche maggiore, no? Lì due. E magari un verde qui inferiore, ma facendo con quei 2 metri, che 1,5 metri, 2 di allargamento della sede statale, si fa un percorso pedonale che può servire anche un carro funebre, come dicevi te, per arrivare al cimitero. Però prevedere tutta quest'area qui, quindi anche la particella che qui è verde, prevederla già. Ma ecco, ti voglio dire, no, la parte c'era questa parte qui, se si può, tanto qui si può allargare la strada senza grossi problemi, mi dicesti, no? Si può prendere 1,5 metri, 2 di terreno per allargare la sede stradale. Riccardo, è la proposta che ho fatto io, perché l'unica Ah, ma cosa che io l'ho viene. fatta Sì, te perché. siamo d'accordo, nel senso che l'unica cosa che anche a Allora. me mi viene pensata è che se c'è un verde lì lungo strada, magari possa essere più disagevole realizzare questo percorso, no? Se invece uno prevede tutto parcheggio, è chiaro che ha dei margini maggiori per realizzare questo Appunto, io percorso. facevo quello, se c'è quel problema lì del verde, leviamocelo, no? Se tanto è un pezzettino, ragazzi, guardatelo su Google, non serve a nulla, e prevediamo. Io sono d'accordo, sentiamo magari anche gli altri, in particolare Jacopo e la Michela che sono della zona, però per me va Sono bene, poi d'accordo magari, anch'io. poi però. Per Jacopo, scusa, me non è un però. problema. Io chiederei semmai, questo sì, nella norma a Fabrizio e all'ufficio anche, cioè consideriamo questa fattispecie, capito, su quella norma generale che abbiamo scritto sugli allargamenti e gli adeguamenti stradali. Perché qui l'obiettivo è ottenere il percorso a una quota diversa rispetto alla strada attuale. C'è nulla da fare, eh? Cioè il percorso di collegamento col cimitero si ottiene se e solo se si sta sopra il poggio. Pubblico e privato, noi per la parte che è fuori dalla previsione, il privato per la parte che va in attuazione. Quindi quella norma lì, se ha bisogno di essere precisata, va precisata in questo senso. Dopodiché probabilmente ci si arriva prima noi a poterlo fare che il privato, secondo me, perché il privato ci avrà da farsi il conto in tasca. Ma il pubblico per quei 50, 60 metri che sono, 70, l'accordo col privato che è proprietario di quei campi lì subito a monte lo trova senza problemi. Però lo deve trovare a quelle condizioni lì, perché non ci possiamo permettere di fare in quelle condizioni un allargamento stradale con planare alla provinciale che sia utilizzata a quello scopo. Significherebbe semplicemente adeguarla provinciale e non è l'obiettivo che vogliamo. Questo lo chiedo a Fabrizio in particolare. Jacopo, sentiamo cosa dice Fabrizio. Io mi permetto di suggerire di non rimestarla troppo la norma sull'allargamento stradale. Lo dico perché è una norma che sta in piedi nella misura in cui, diciamo così, abbia una sua linearità. Se cominciamo a metterci mano a quella norma lì e cominciamo a dire come si fanno gli allargamenti stradali, se io fossi, diciamo, uno che vuole difendere gli interessi di chi non vuole quell'allargamento, ti direi: ma te non hai fatto, ora siamo oltre l'allargamento stradale, te mi stai proponendo delle opere senza prevederle nel piano, va bene? Allora, la cosa che dico io è: magari mettiamo nella scheda norma il fatto, no, che si lavora un certo tipo di inserimento ambientale, questo sì, ma la norma sull'allargamento stradale la lascerei stare, perché Jacopo, quella norma, diciamo,
no? Regge finché sta entro certi limiti. Se cominciamo a condirla di fattispecie, io ho l'impressione che si fa, perdiamo, diciamo così, un'opportunità. Per la mia opinione, No, ma però... nello specifico io non ho davanti, ma nello specifico si può trattare semplicemente non di adattarla al caso specifico, no? Ma di far presente magari che se c'è da realizzare un percorso a mobilità lenta e si adegua, come dire, la traccia del percorso stradale, lo si fa anche a un livello che non è complanare. Ma non, cioè, questo è per dircelo tra di noi, dopodiché come si traduce nella norma può anche essere un aggettivo, un avverbio, capito? A cui poi ti richiami nel momento in cui attui la previsione, e che Sì. poi va anche da sé che se siamo tutti d'accordo col privato interessato in questione, si chiude l'argomento un 448. Sì. Però veramente non l'ho davanti e non me la ricordo. La norma è banalissima, è questa qui, è quella che concede la possibilità sulle strade esistenti di fare adeguamenti di viabilità orientate a percorsi di ciclo pedonali nei limiti di 1,50 m fino a 2, è 1,50 m diciamo in generale, poi quando c'è la necessità proprio, vedete, degli interventi ciclo pedonali fino a 2,50 m, quindi diciamo i 2,50 m sono proprio dedicati esclusivamente alla mobilità lenta, se no sarebbe 1,50 m. Jacopo, noi abbiamo... Dopodiché, No, volevo dire solo questo, scusa Fabrizio, che noi abbiamo messo nei regolamenti, vedi, Fabrizio ha scritto, nei regolamenti edilizi, i regolamenti edilizi disciplina le modalità e le caratteristiche dei suddetti interventi. Quindi io suggerirei che magari lo mettiamo nel regolamento edilizio, che non è detto che sia complanare, ok? sì, forse potrebbe bastare anche mobilità lenta non complanare, lì. Ma perché ci vuoi? Questo va, è una norma che vale per tutti. Perché ci vuoi mettere non Esatto, complanare? Scusa. Jacopo, dipende, no? Scusa. Anche Anche no. cioè, lasciamola libera, no? Quando, nel senso, è un tanto, ma questi sono sempre progetti che fa il comune, Sì, certo che li fa il comune. Dopodiché ci dico. ancorché. Capito? Cioè, è chiaro che la fai, beh, pensi quando se c'è un argine piuttosto che, cioè, la farai contestualizzandola, no? Non so se magari lo puoi mettere sulla scheda norma. Ecco, sulla scheda norma mi sembra che siamo tutti d'accordo di ridurre al minimo la fascia verde quanto basta per farsi il percorso ciclopedonale e di allargare il parcheggio. Quindi qui si modifica la carta e ho ridotto ancora le dimensioni a favore del parcheggio e meno del verde che rimanga una striscina. Dopodiché qui c'è già scritto che è una fascia, eh? Corredate, garantendo, qui forse se vuoi, Jacopo, possiamo aggiungere garantendo il rispetto dell'orografia esistente, una cosa del genere, non lo so. Anche. Sì. Ok. Ecco, questo perché nel caso specifico, appunto, è condizione per la realizzazione per tutti, sia per la partizione pubblica che per quella di attuazione della previsione in questione. Avanti. Antonella.
Antonella. Allora, io ho l'osservazione 597, che sarebbe la TR 4.2, che la Commissione propone di rivedere la superficie dell'area edificabile B. L'abbiamo vista con Cinquini e abbiamo rivalutato che mi sembra che c'era 4.000 metri quadrati, ora non mi ricordo bene, falla vedere Fabrizio. Era l'area di atterraggio al Lido. E si era messo 3.000 e voi avevate chiesto di aumentarla un po' di più. Se scusate un attimo, ma la 560 mi sfugge a me o non era anche quella prima di quella lì? Allora, io questa qui ci ho scritto così, Riccardo. Allora, sì. Commissione sospende, da valutare insieme alle altre simili. Perché ora stiamo guardando le schede dove magari c'è qualche problema sui parametri, poi c'è quel blocco di schede che noi avremmo accolto come ufficio e che voi commissione volevate rivedere, no? Abbiamo un certo numero. Guarda allora, ok, grazie. Ce la faccio più. Vai, ci siamo? Dai, sì, no, c'è una cosa che non mi torna però, Antonella, scusa un attimo. Dimmi, si era vista insieme l'altro giorno, Fabrizio. Però ora riguardando c'è qualcosa che non mi torna, ma nell'area B, 200 metri quadrati di superficie di... No, ma c'è qui, forse abbiamo sbagliato noi, perché come fanno 200 metri quadrati a essere 18 unità? Ma che osservazione è questa? Saranno 2.000 metri quadrati, qui c'è un errore. Allora, ricordo questa cosa qui. Frena. Allora, scusate, me la ricordo bene io. Mi allora, dite osservazione. No, scusate, posso? Su questa osservazione noi avevamo detto che andava rivista con te, Fabrizio, bene, perché era anche difficile da leggere, va bene? Questo avevamo detto in commissione. Tant'è che quei 200 metri quadrati non mi tornavano anche a me, però io per esempio l'avevo letti che erano in aumento rispetto alla volumetria esistente, cioè che in realtà erano, te volevi di 200 metri quadrati in più. Questa scheda si era detto che andava rivista con te, perché avevamo problemi anche di comprensione, ok? Questa avevamo detto, mi pare, io mi ricordo così. Sì, me lo dite il numero dell'osservazione, per favore. 597. Dai, io qui ce la rileggo tutto, perché no? Questa va fatta tutta, non è perché non si discusse, quando te ti accorgesti... Esattamente, è così. Era complicato anche leggerla e si disse facciamolo con Fabrizio quando c'è. Questo si è detto. A me l'unica cosa che non mi torna appunto sono questi 200 metri quadrati. Perché... L'avevo osservato anch'io in commissione. Quindi secondo me va ripresa un attimo l'originale dell'osservazione per vedere cosa richiedeva, perché ora io a distanza di tempo francamente no, non me lo ricordo, quindi va un attimo controllato. Però 200 metri quadrati non possono generare 18 alloggi, no? Lo capite? Cioè, sì, Fabrizio, era la stessa cosa che avevo detto io quando te non c'eri, e tant'è che come dice Riccardo si era detto, riguardiamola con lui. Io per esempio mi ero fatto l'idea che i 200... fossero in aggiunta, siccome nell'area B te trasferisci della volumetria esistente anche, io mi ero fatto l'opinione, cioè mi davo questa spiegazione, che eventualmente fossero in aggiunta i 200 metri quadrati alla parte di volume che loro trasferiscono, perché questa è un'operazione su un volume di partenza, no? Piano. Però mi sembra che sia il caso di avere una che non ho avete sciolto
Fabrizio, appena quando avete sciolto la questione, secondo me va fatta una lettura unitaria in modo che si comprenda per bene. Riguardatela, dai, con calma, procediamo con le acque. Tanto è. Sorella? Scusate, ok, questo qui allora si sospende e si deve fare la verifica, giusto? Ok. Sì, riguardatela fra voi. Basta, io non ce n'ho altre. No, poi ci sono Allora, le famose 5 e 6. esatto, a questo punto potrebbe. vanno. Chiedo No. scusa, dicevo che a questo punto vanno riviste le osservazioni, diciamo, più piccole. Rispetto alle quali abbiamo detto rivediamole tutte in fondo, no? Ora io qui mi pongo il problema di avere dei criteri di riferimento, perché se no non ne usciamo, lo dico chiaramente, no? Cioè, nel senso che è difficile scegliere fra osservazioni se non ci si danno dei criteri. Allora, io all'altro ad una delle ultime commissioni avevo suggerito di provare ad individuare dei criteri che guardino a una serie di parametri, no? Intanto non so se ci aiuta, può anche darsi di no, non ne ho la più pallida idea. Intanto i fattori di rischio, no? Cioè, un conto è fare degli insediamenti in zone che hanno un rischio no? Idraulico, geologico, un conto è fare insediamenti in zone che quel rischio non ce l'hanno. Quindi, per esempio, un criterio potrebbe essere nelle parti dove si edifica, no? Meno c'è il rischio, meglio è. E quindi un criterio potrebbe essere: scelgo, diciamo, un'area piuttosto che un'altra perché quell'area, sotto il profilo geologico, sotto il profilo idraulico, è meno a rischio dell'altra. Poi, ovviamente, ci sono gli aspetti di carattere paesaggistico, no? Cioè andare a vedere meglio magari l'area in cui è possibile l'intervento. E quindi capire sotto il profilo paesaggistico se una diciamo, no, ha più valore di un'altra e quindi preservarla rispetto ad un'altra. Quindi ovviamente anche il contesto di riferimento, no? Cioè il sistema della viabilità di accesso, se è facile, se si creano elementi di pericolo rispetto a dove viene fatto l'insediamento. Insomma, provare a darsi dei criteri di questa natura, perché così facendo uno, diciamo così, si mette nelle condizioni di scegliere e di scegliere sulla base di criteri abbastanza oggettivi. Più complicato, secondo me, è l'aspetto perequativo, nel senso che lì sono osservazioni nelle quali o l'aspetto perequativo mancava, diciamo, del tutto. Oppure veniva chiesto un elemento di perequazione fungibile, no? Nel senso che il lavatoio del caso, e tutti lo possono fare il lavatoio del caso, quindi mi sembra complicato usare quello come criterio, no? Rispetto a appunto perequazioni piccole o addirittura in qualche caso non indicate. Quindi, ecco, non so Fabrizio, Manola, se ci possono dare un contributo da questo punto di vista, perché prima ancora di andarla a vedere dobbiamo darci dei criteri di riferimento, altrimenti le andiamo a vedere, ma rimaniamo l'impressione nella difficoltà che ha portato la Commissione a metterle tutte in fondo, cioè dire dei sì e dei no. Non so Fabrizio, Manola, che ne pensate, se vi vengono in mente altri criteri di giudizio che potremmo utilizzare, se quelli che accennavo possono essere utili allo scopo. Fabrizio e Manola l'hanno più presenti di me queste osservazioni, magari no? Possono venire in mente elementi, diciamo, di un certo tipo. Ah, un altro elemento può essere appunto gli aspetti di degrado, cioè se un'osservazione contribuisce a eliminare un degrado, è chiaro che anche quello è un elemento positivo, no? Cioè un conto è consumare suolo vergine, diciamo, che magari in certe condizioni anche, no, di qualità ambientale, un conto è magari eliminare una situazione di degrado presente. Ecco,
Questi sono i criteri che mi vengono in mente. Io volevo chiedere una cosa mentre ci pensano su questo aspetto qui, che ho già chiesto anche Alberto, ma mi ha dato una spiegazione lui, ma volevo la conferma in commissione perché almeno so quello che dirgli. A me mi ha fatto presente una persona che ha fatto un'osservazione che praticamente quell'osservazione che aveva fatto, no? Non è più sufficiente in base alle esigenze che ha lui. Dice, ma si possono modificare le osservazioni? No. No. Infatti anche Alberto mi aveva detto, essendo già istruite, ora io lo richiedo che almeno per maggior precisione, quindi non si possono modificare osservazioni già. Non è la questione di istruite, Riccardo, anche se non fossero state istruite, uno non può modificare l'osservazione quando la chiede. Nei termini sì, giustamente. No, è un'osservazione, lui non ha più quelle esigenze, ne avrebbe altre, dice la posso modificare questa osservazione? Anche io le avevo detto di no, però non so se è già un'osservazione fatta, se può essere, se si può modificare, ecco, volevo sapere questo. No. Fabrizio, Manola, questi criteri ci aiutano? Io ho un altro criterio che ora mi sono dovuto assettare un attimo, non ho sentito i tuoi, Simone. Però no, i miei sono, te li riassumo in 3 secondi, i fattori di rischio idraulico, geologico, cioè sì, andrebbero privilegiate le aree dove c'è meno rischio, ovviamente, quindi a parità di situazione, no? Si cerca l'area, diciamo, dove il rischio idraulico o geologico è inferiore, gli aspetti di natura paesaggistica, no? Chiaramente ci sono aree dove l'intervento si inserisce in un contesto piuttosto che in un altro e una valutazione anche da questo punto di vista può essere fatta. Un altro aspetto è le opere di urbanizzazione che ci sono intorno, quindi anche la facilità di accesso, il fatto che non si creano elementi di rischio per la circolazione stradale. Niente, questi gli aspetti ovviamente di carattere ambientale, se ci sono dei valori di carattere ambientale maggiori in un'area rispetto che a un'altra e chiaramente si salvaguarda quell'area piuttosto che un'altra, e anche gli aspetti di degrado, no? Nel senso che se un intervento ci consente di riqualificare una zona che magari ha qualche elemento di degrado, deve essere favorito rispetto ad un'area dove magari quegli elementi di degrado non ci sono e anche il vuoto urbano ha un suo valore, insomma, ecco, cioè mettersi lì a fare questo tipo di valutazioni per poter poi dire ai cittadini, ecco, si è detto sì a Tizio e no a Caio perché si è applicato questo criterio di interesse pubblico. Io non so se te ne vengono in mente altri, Fabrizio, se questi criteri che ho detto concretamente poi ci aiutano a fare una selezione rispetto al fatto, no, che voi come diciamo tecnici avete anche più sotto mano le cose. No, a me l'unica cosa in più poteva essere questa, che ci sono alcuni casi che riguardano, diciamo, che hanno una storia urbanistica, cioè alcuni sono proprio, come dire, lotti che sono sempre stati agricoli e che per la prima volta ora ci viene chiesto che vengano resi edificabili anche rispetto al vecchio regolamento urbanistico. In altri casi sono vicende storiche, diciamo, anche presenti nel vecchio regolamento urbanistico che non avevano mai trovato una risoluzione e che magari qui ci propongono una soluzione in via teorica fattibile. Quindi io, ecco, questo secondo questo ulteriore parametro lo terrei in considerazione. Laddove c'erano vecchi comparti che per qualche motivo non sono stati realizzati, oggi ci viene proposta una soluzione per realizzarli, può essere un ulteriore elemento aggiuntivo. Ecco, questo può essere un'altra cosa. Sì, Fabrizio. Ah, scusa Manolo. No, volevo dire che in linea di massima quei criteri che ti hai annunciato sono quelli che abbiamo considerato durante la fase istruttoria per una scelta sulla accoglibilità o meno, ecco, sono valutazioni che abbiamo già fatto di questo tipo, tant'è che ne sono state escluse anche qualcheduna perché poi magari non si profilavano degli elementi di interesse pubblico, per esempio, ecco. Allora, la questione della storia urbanistica che dice Fabrizio chiaramente diciamo va considerata attentamente, soprattutto quando
gli interventi non sono partiti perché magari il cittadino che ha fatto osservazione voleva che l'intervento partisse, ma non si è mai trovato d'accordo con gli altri. Questo, diciamo, è un elemento che può essere considerato perché no, il cittadino ti dice: io ho pagato per anni l'IMU sul terreno edificabile, avrei voluto poter intervenire, no? Per realizzare l'intervento. Non è che io non lo volevo fare l'intervento, è che ero inserito in un comparto con altre persone, non ci siamo mai trovati d'accordo. Oggi ti offro una soluzione di interesse pubblico rispetto ai problemi del passato. Ecco, tieni conto, no, che io questa opportunità non l'ho potuto esercitare, non per colpa mia, diciamo così, e negli anni ci ho pagato magari un'imposizione fiscale maggiore, no? Ripeto, per una situazione nella quale non era responsabilità mia. Secondo me, diciamo, questo è un criterio che ovviamente può essere anche questo considerato. Non è decisivo, ma può essere considerato perché effettivamente succede. Insomma, io ve lo posso confermare da assessore all'urbanistica che arrivano cittadini, ma poi insomma anche a voi vi sarà capitato qualche cittadino che dice: ho pagato per gli anni, no, le tasse sull'area edificabile. Non posso costruire, non per colpa mia. Ora no, mi togliete qualsiasi opportunità dopo che io invece magari vi ho dato una soluzione che risolve il problema che per anni si è manifestato. Quindi questo, per amor di Dio, la storia, un elemento di valenza ce la può anche avere. Non è, diciamo, l'unico elemento, forse a volte quello decisivo da sé solo, ma insomma è chiaro che un aspetto di questo tipo c'è. Non so. Semmai, Simone, quel ragionamento che facevi, che è limitato tra l'altro a pochissimi casi, no? In cui non viene identificato un intervento perequativo, proposto, insomma, con precisione un intervento perequativo. Lì, ecco, non lo so qual è la linea che vogliamo tenere e che magari viene proposta anche, perché, cioè, in fondo abbiamo colto l'occasione del piano anche per introdurre il concetto, no, della perequazione spostata territorialmente. Dopodiché è anche vero che se quella perequazione interviene su un bene pubblico esistente, cioè si incrociano, no, anche livelli di conoscenza del patrimonio esistente che non sono perfettamente noti al privato. Quindi, come dire, secondo me escluderla tout court non. Perché semplicemente nel momento in cui l'istanza è stata presentata non è stata definita per bene la perequazione, non lo so No, no, ma quanto sia. infatti io dicevo la stessa cosa tua, Nel Jacopo, cioè caso secondo me. decidiamolo noi, al limite ci si accolla il rischio comparta, voglio E dire. allora, secondo me ci sono due fattispecie. Una è quando il cittadino non ti ha proprio indicato niente di perequativo, cioè non ha fatto nemmeno lo sforzo di dire che era pronto a fare la perequazione. Ecco, lì, secondo me, bisogna dire di no, ma perché non sappiamo nemmeno se il cittadino sarebbe disposto a una perequazione, no? Cioè, se un cittadino mi ha detto soltanto voglio edificare, punto, e non si è neanche reso disponibile alla perequazione, forse lì gli va detto di no. Se invece il cittadino ha detto voglio edificare e mi rendo disponibile a fare una perequazione, è chiaro che questa situazione non è molto diversa dal cittadino che ti ha detto voglio edificare e ti risistemo un lavatoio, no? Perché il lavatoio lo può sistemare anche il cittadino che si è reso disponibile a fare la perequazione in termini più generali. Quindi questo potrebbe essere anche un altro criterio, cioè almeno avere una disponibilità perequativa, no? Cioè i cittadini che non hanno manifestato disponibilità perequativa, è chiaro che non, siccome non gliela possiamo opporre, quello può essere un motivo per dirgli di no, perché il cittadino ti potrebbe dire: ma io avevo chiesto solo l'edificabilità, invece te mi dai l'edificabilità con la perequazione, allora preferivo avere il terreno agricolo, no? Quindi un conto è questo, un conto è il cittadino che invece una volontà perequativa l'ha manifestata. Poi se è precisa o no, secondo me ad una scala piccola come questa ha un peso relativo, no? Perché a volte alcuni hanno indicato una dimensione economica, per esempio. Indica una dimensione economica e comunque una manifestazione di disponibilità, no? Quindi come si fa a dire in partenza a quelli lì no, perché magari non hanno indicato il lavatoio, insomma, non mi sembra.
Non lo so, proviamo a riguardarle, proviamo ad applicare questi criteri, Sì, vediamo che succede. Simone, sono completamente d'accordo. È solo per ribadire che secondo me anche laddove c'è la volontà attuativa, il Sì. cittadino ha capito intanto che funziona così, che quindi insomma l'esercitazione sta in queste modalità. E se propone qualcosa su un patrimonio del comune esistente, secondo me abbiamo la necessità di accoglierlo. Cioè, magari anche assumendoci il rischio, ovviamente ci deve essere interesse pubblico anche nella trasformazione che propone, fuori di dubbio. Però abbiamo la necessità e la possibilità, diciamo, di accoglierlo. Io sarei favorevolmente orientato perché questa è una di quelle situazioni in cui ci si confronta con necessità, cioè il fatto che si colga l'opportunità anche in urbanistica di avere in perequazione un intervento che migliora le condizioni del patrimonio pubblico esistente è una Mi dite novità. quali sono le osservazioni a cui fate riferimento, perché sicuramente ce ne sono alcune. Quelle che abbiamo sospeso, proviamo a Allora, se vuoi, riprenderle. allora, scusatemi, così almeno io ce Il n'ho numero. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Io ce n'ho 6 che io avevo segnato, sospese e messe via. Ok? Due, quattro, sette. Ma sospese perché manca la misura perequativa? No, No, le sospese che le sospese la volevate dividere perequativa. insieme. La volontà, per esempio, ce n'è una, la vedremo, che, come dire, è molto generica, cioè tutte più o meno dicono che fanno della perequazione. Poi ci sono chi l'ha motivata e articolata in modo più preciso e chi l'ha detto in modo davvero sfumato, che Dicevo, sì, no, scusa, ma no, non ti volevo interrompere. vai, vai. No, 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 di, ma no, la finisci. Dicevo, appunto, la vedremo questa osservazione che noi come ufficio non avremmo accolto perché non ci abbiamo trovato niente, diciamo, è molto meno articolata rispetto a altri che propongano o delle cifre o delle opere da fare. Ma in linea di massima tutti parlano della perequazione, non c'è nessuno che ha detto fammi costruire una nuova No, ho abitazione, capito. stop. Ecco, volevo dire. Sì, no, ma io volevo sapere qual era l'osservazione incriminata, cioè, andiamola a vedere. Nel Dicevo una senso, ho cosa, chiedo scusa, capito che chi non ha fatto perequazione non si accoglie, chi invece l'ha un po' sfumata, sì. sì, però dice la Manola più o meno tutti l'hanno una perequazione, l'hanno proposta, forse ce n'è una in particolare dove è così sfumata che è quasi impercettibile. Volevo capire una cosa da Fabrizio e da Manola, perché sono soltanto sei le osservazioni in questione? A meno che non abbia sbagliato, mi risultano sette, sì, io, quindi, ma può darsi che abbia sbagliato e ce l'abbia messa una che magari è già chiarita. Ora vediamo. Sono pochissime. Antonella, quante te ne Sì. risultano a te? Allora, sette anche a me, però quella settima per me è quella che è sospesa per sopralluogo, che è quella dell'acquarella. Ok. Sì, è No, ma quella vero, ce n'è dell'acqua. una sospesa per sopralluogo, ha ragione, Quella Anto. dell'acquarella però non c'è, direi di tenerla a parte perché No, non è un no, no, quella problema era da un punto di vista perequativo. ambientale. No, Lì no, la quella era da un punto di perequazione è vista ambientale. chiara. Quindi quella Sì. non, quindi guardiamo, elenca quelle che sono in dubbio e guardiamole. Scusate, Sì. perché almeno forse introduciamo un criterio che è anche più semplice. Queste sei che sono sospese riguardano tutte la zona di Lido di Camaiore? Oppure riguardano anche altre zone? Perché faccio questa domanda? Vi dico il perché. Perché ovviamente nei limiti del dimensionamento noi possiamo anche dire sì a tutti individuando una perequazione corretta, ma credo che gli aspetti di dimensionamento siano, diciamo, più sensibili sul Lido di Camaiore rispetto ad altre zone. Mi sbaglio o dico giusto? Fabrizio. No, no, è così, a Lido siamo al massimo delle nostre potenzialità. Quindi è al Lido che si pone, scusa Riccardo, è per finire il ragionamento e dare a tutti un criterio di riferimento. Quindi è al Lido che si pone il problema, diciamo, di scegliere, per essere chiari. Nelle altre zone del territorio, diciamo, questo problema non si pone nella misura in cui ovviamente si sia convinti della bontà dell'intervento rispetto anche all'interesse pubblico, giusto? Se non c'era fatta la proposta, no?
Ma non capisco. Parola, spingi il microfono. No, no, è che Roberto voleva fare un intervento. E... Parla te, perché non ho capito. Fabrizio, quando a noi abbiamo fatto la proposta dell'ufficio, te il dimensionamento l'avevi verificato, anche se erano al Lido, te prendevi il dimensionamento da un'altra parte e le portavi al No. Lido. Ma Roberto, sì, no, ma Simone sta dicendo un'altra cosa. Lui, il problema è questo qui. Al Lido ci stiamo, infatti, non è che ci abbiamo, però è chiaro che ci stiamo precisi. Quindi Simone giustamente dice: al Lido ci possiamo anche permettere di magari di decidere che non le prendiamo perché ci lasciamo una riserva, no? Cioè ci lasciamo un margine, Però fra sono 3 mesi c'è da fare una variante, quelle no? sei lì, cinquini, quelle sei lì, te le hai verificate e ti stanno dentro il dimensionamento. Sì, ma questo si andrà. Sì, ma Simone fa un ragionamento mi sembra più banale. Che stiano tutte dentro è ovvio, perché se no col cavolo, scusate, permettetemi il francesismo che l'avevamo proposto, perché non sarebbe stato conforme al piano strutturale, no? Quindi abbiamo proposto una cosa che il Consiglio Comunale è sicuro che è conforme al piano strutturale, ma mentre a Capezzano, a Camaiore e nelle Semiglia, per capirci, ci sono ampi margini, cioè abbiamo messo, ci abbiamo, come dire, rispetto al dimensionamento disponibile, ci abbiamo tantissimo margine, quindi può anche dire diamole comunque queste aree edificabili, perché comunque abbiamo concesso poco in termini di edificabilità. A Lido ci siamo precisi, siamo proprio Fabrizio, usciti sono a tutte al noi. Lido e a Capezzano quelle schede norma lì, non sono nelle Semiglia o a Ma Camaiore. allora, posso così almeno vi tronco i Come non si fa discorsi? Perché cosa qui si però? va. Allora, sono quattro quelle sul Lido, 111, 112, 210, 233. Poi la 489 è Camaiore e la 560 è Capezzano. Ma Oh, scusate, posso fare una... una Scusate, io cosa. c'è una cosa, poi facciamo parlare Riccardo, ma non vorrei, diciamo, impostare male la discussione, poi dopo lascio la parola al commissario. Se sul Lido sono soltanto quattro, no? Ma abbiamo un problema di dimensionamento o no? Nel senso, a queste sei sospese li possiamo dire a tutti di sì oppure... Sì, gli possiamo dire a tutte di sì se non le modifichiamo. È chiaro che se Allora, usiamo. posso, però va integrata una cosa. Abbiamo un'osservazione, quella che è fatta lì dove di sera ha riconosciuto parecchio commerciale in un'area, no? E si era detto di togliere il commerciale e dargli il residenziale. Esatto. Quindi, Bravo, allora, Riccardo. quindi Sì, è mi ricordo vero. anch'io questa cosa. Si era detto, se si leva qualche previsione, Oh, siccome quella lì è interessante, gli diamo del bravo. residenziale. È Esatto. vero, Quindi, è così, è così. e quindi ora non andiamo a dare tutto di là e poi dopo quella... No, no, esatto. Allora, io suggerisco questo. Partiamo dalle due che riguardano Camaiore e Capezzano. Ok? Guardiamo quelle anzitutto. TR sono, Antonella? Allora, l'osservazione quella su Camaiore, la 489. Chi è più? Non ho Aspetta, capito. aspettate un secondo. L'osservazione? Allora, l'osservazione che è su Camaiore, che è la 489, era non accolta. La commissione sospende da valutare insieme alle altre, decide se c'è l'interesse pubblico. Ora ve la faccio vedere dov'è. Quindi questa non l'avevamo accolta. Non l'avevamo accolta. Ora Storia ve la... no. Allora... Nell'istruttoria no. Aspettate, Allora, ora la apro. la prima cosa da vedere è se c'è la disponibilità alla perequazione, seppur magari declinata in termini generici, ma intanto vediamo se c'è, ok? Io questa proprio non me la ricordo. Aspettate, ci mette 20 anni a aprire. Quattrocentottantanove. 489, sì. Ma siamo fuori dal perimetro. Ma l'avevate sospesa, riguardiamola, lo so che eravamo fuori, ma ci avete Ho capito, discusso? ma questa di che No, ragioniamo? ma qui stiamo fuori dal perimetro, Siamo perché ci fuori. Ho capito, Simone, ma la commissione Allora è l'aveva sbagliata sospesa. l'istruttoria, eh? Allora abbiamo sbagliato noi. Sì,
se è la parte. è fuori dal perimetro urbanizzato, ragazzi, se no allora si rimette in discussione tutto qui. Ah, calmo Riccardo, che si rimette in No, discussione. No, ma questa non si può Allora, accogliere. qui avevate fatto un discorso legato a un percorso con il la Badia, e Graziano aveva fatto tutto un tutto una capito, ma... e l'avevate sospesa. Vabbè, comunque è fuori dal perimetro urbanizzato, secondo me non ha senso, se no allora ce n'è tante ai confini che non abbiamo passato, allora li rivediamo. Allora sì, ricordo bene quello che ha detto Graziano, ma se siamo fuori dal territorio urbanizzato, purtroppo non, purtroppo per fortuna, come dice Fabrizio, a seconda dei punti di vista, non si può ragionarne. Qui probabilmente c'è stato un equivoco quando ne abbiamo discusso. Mi ricordavo che era fuori dal perimetro urbanizzato. Riccardo, hai ragione, abbiamo sbagliato noi nell'istruttoria, perché la motivazione di non accoglimento riguardano altre problematiche, non quella che è in contrasto col PS. Quindi... è lì che si è creato l'equivoco, cioè probabilmente noi abbiamo letto l'istruttoria, abbiamo fatto la discussione sulla base di... Quindi informo la commissione che rimane il parere sempre non accolto, però modificheremo l'istruttoria dicendo che è in contrasto con il PS e con la legge regionale 65. L'unica cosa, siccome Graziano fece un ragionamento rispetto all'utilità che poteva avere, no? Nel rapporto col cimitero, magari mettiamo la manola fra quelle, se la commissione è d'accordo, che conteneva elementi di interesse pubblico interessanti per il futuro in una chiave in cui eventualmente fosse rivedibile il piano strutturale. Non lo so se siete d'accordo o non mi ricordo se noi l'abbiamo fatto. Quello è da rivedere in successiva fase. Va bene, manola, hai difficoltà? No, va bene, lo metto, va bene. Ok, allora passiamo a quella di Capezzano, ok? Ok, questa qui allora va bene. Allora, la quella di Capezzano è la 560. Ecco. 5,60, aspetta, come mai l'avevamo messa via? Ah, sì. Questa qui l'avevate sospesa. Questa noi avevamo fatto, una scheda norma. Fabrizio, spengi il microfono che si sente male. Vai, allora, questa qui, noi questa osservazione qui, noi l'avevamo accolta inserendo una nuova scheda norma, però l'avevate sospesa perché la commissione aveva ritenuto che un parcheggio lì non aveva senso perché c'era un parcheggio più avanti sempre vuoto, vi ricordate? Per cui avevate sospeso questa osservazione e di valutarla più avanti. Ok, Antonella, qui secondo me diventa, chiedo scusa, qui secondo me diventa importante prendere l'osservazione e capire se il cittadino si era reso disponibile genericamente ad una perequazione oppure era disponibile ad un parcheggio lì, perché anche a questo ci dobbiamo stare attenti, cioè non è che si... Non è che si, no, spiego il concetto, non è che se un cittadino ci propone una perequazione precisa, insomma, prima di dirgli vai a fare dell'altro, insomma, bisogna ragionarci bene, non so se mi sono spiegato. Questo è quello che chiedeva, guardate. Allora, questa è una situazione molto delicata perché lui ci propone una cosa precisa, cioè il parcheggio lì, se capisco bene, giusto? Sì. E quindi nel momento in cui noi si valuta che lì il parcheggio non serve, non vorrei, ovviamente non ho la sfera di cristallo, ma non vorrei che proponendogli una perequazione diversa in realtà si faccia una cosa che il cittadino non vuole. Cioè vale un po' quello che si diceva prima con Riccardo Erra, no? Siccome la volontà del cittadino non è verificabile in questa fase, non è che noi possiamo andargli a chiedere se è disponibile ad un'altra perequazione, non vorrei
che dicendogli guarda, fai un'altra opera pubblica, tra l'altro scelta a caso da noi, a caso nel senso sulla base di un nostro ragionamento e non di un suo, venisse meno, diciamo così, la disponibilità del cittadino. Quindi io francamente non me la sentirei, poi valuti la commissione di appiopparli una perequazione scelta da noi, senza alcun elemento di indicazione che proviene dall'osservante, intendo dire. Non so se mi sono spiegato e non so cosa ne pensate. Fra l'altro, a completamento di quanto hai giustamente e correttamente indicato, c'è anche da dire che nel momento che gli individui TR, quella diventa edificabile virtualmente, incomincia a pagarci l'IMU sopra, no? E Certo. quindi magari dici: io non fa null'altro che quello e mi obblighi per 10 anni a pagarci l'IMU, cioè questo Io la vedo è. così. Però la valutazione che abbiamo fatto in merito all'interesse pubblico della funzione perequativa lì, secondo me, sussiste. Cioè, a questo punto non abbiamo troppe alternative, secondo me, se non respinge l'osservazione. Sì. È chiaro che se la commissione ritiene che lì il parcheggio non serva, il ragionamento mio porta a dire che andrebbe respinta perché non sappiamo se il cittadino è disposto ad un'alternativa perequativa, con i rischi che diceva Alberto. Quindi per me la posizione è di non accoglimento. D'accordo. E altre? Allora andiamo a vedere le altre quattro. Scusa Simone, sentiamo gli altri per capire poi come Scusate valutare. un attimo, però diamoci anche un ordine. Quindi noi eliminiamo questa previsione e mettiamo un parere di non accoglimento. Ecco, io vorrei sentire gli altri commissari a questo punto, perché sennò va Cioè, dobbiamo segnato. essere tutti d'accordo perché. Cioè, o tutti d'accordo, altrimenti articoliamo il parere, ma bisogna segnarselo a questo punto. Io sono d'accordo, ma non ho capito. Quindi cambia l'ufficio cambia. Da accolta a non accolta? No, Sì. noi non cambiamo il parere in questo caso, scriveremo il parere della commissione. Ah, ho interpretato male quello che ha detto il Cinquini. Fabrizio? Sì. Quindi questo dimensionamento qui va nel. Lido. Può andare No, al ma Lido. che va lì, Scusa, ma Manola. Scusa Fabrizio, fammi dire a me una cosa. No, ti vorrei sottoporre questa riflessione. Cioè, se l'ufficio è convinto di non cambiare istruttoria, ci mancherebbe altro, no? Mantiene l'istruttoria che ha fatto, mantiene l'istruttoria che ha fatto, il parere della commissione sarà diverso e può succedere, non c'è nulla di male. C'è soltanto due considerazioni che mi permetto di fare. La prima è che chiaramente la valutazione sull'utilità del parcheggio è una valutazione, no, che in qualche modo è molto politica e quindi forse l'ufficio potrebbe anche dire, preso atto che non c'è un elemento di interesse pubblico rispetto al parcheggio, allora rivaluto anche la mia istruttoria perché c'è questa novità. Primo punto. Secondo punto, eviterei il più possibile di mettere in difficoltà Fabrizio e voi stessi perché? Perché il dimensionamento è chiaro che va calcolato su che cosa? O sull'istruttoria dell'ufficio o sul parere della commissione, no? Allora, più queste due cose coincidono, più è facile il lavoro anche per voi. Se invece queste due cose non coincidono, voi dovete tenere aperto, diciamo, una prospettiva di dimensionamento che dipende da che cosa voterà il consiglio, cioè se il parere dell'ufficio o il parere della commissione. Non so se mi sono spiegato. Quindi valutate, ecco, per me va bene tutto. Non vi complicate troppo la vita, ecco, questo volevo dirvi. No, ma vabbè, io sentirò il segretario e poi faccio sapere, ne parlo un attimo con lui, che è il dirigente. Voglio dire una cosa anch'io qui. Perché me lo Vai. chiedeva Jacopo, no? Io non Vai, vai. so. No, questa osservazione non la provammo, se non mi ricordo male, anche per il fatto che lì sussiste un parcheggio un po' più avanti, molto grande, che è sempre vuoto. Quindi l'interesse pubblico, non c'era interesse pubblico a costruire un parcheggio nell'area, se mi ricordo male. Quindi confluimmo tutti su quello, se non sbaglio. No, ma infatti me lo ricordo bene, tant'è che a questo punto, visto che siamo noi commissari e dopo dovremo votarlo, il nostro parere,
Volevo capire se è un parere univoco oppure se c'è qualche Ah, distinzione. sì, certo. Scusate, Quindi... però io vorrei chiedere un attimo un chiarimento perché forse mi sfuggono dei passaggi. Cioè, se noi non cambiamo il parere, no? Tecnicamente, che succede? Cioè, il Consiglio Comunale come ci va l'atto? Il lato ci va, Fabrizio, con il parere dell'ufficio e il parere della commissione. E quindi però gli elaborati. Ma infatti io, Manola giustamente è prudente perché vuol parlare col segretario, perché il dirigente è il segretario, quindi capisco quello che dice Manola. Secondo me questa è una di quelle situazioni in cui l'ufficio serenamente può allinearsi, perché... voglio dire, il fatto che ci sia una valutazione, che a pochi metri di distanza c'è un parcheggio e che quindi non serve un nuovo parcheggio, credo che è una, come dire, è una novità, no? Non emersa in sede di istruttoria che l'ufficio può fare serenamente propria. Io non so se Manola ha altre perplessità o è semplicemente la prudenza di dire parliamo col Le segretario. perplessità sono legate al fatto che ci sono degli atti, cioè noi abbiamo il registro delle osservazioni, insomma, dove c'è un'istruttoria fatta e quindi è una cosa ufficiale. Quindi mi domando al momento in cui l'ufficio la cambia, se non ci deve essere qualche cosa, probabilmente forse dovremmo aggiungere qualcosa al parere istruttorio. Non lo so, ecco. Non so neanche come rispondere in modo preciso. Ascolta Manola, senti il segretario, ci mancherebbe. Secondo me siamo in una fase endoprocedimentale dove te sei libera di modificare il parere alla luce di una discussione che la commissione ha avuto, cioè tutto molto alla luce del sole, anche perché che tecnicamente questa osservazione sia ammissibile è fuori discussione, no? Cioè è ammissibile l'osservazione, ma decidere se approvarla o meno è proprio una valutazione di merito, no? Che riguarda diciamo la politica. Quindi l'ufficio potrebbe anche dire, faccio un'ipotesi, noi confermiamo che l'osservazione è ammissibile, confermiamo che sul piano squisitamente tecnico è accoglibile. Prendiamo atto, no, che c'è una valutazione da parte della commissione di non interesse sotto il profilo pubblico, perché lì la commissione ha valutato che un parcheggio c'è già. Potrebbe anche essere questo quello che dice l'ufficio, no? Senza rinnegare il lavoro tecnico, ma semplicemente dire prendo atto che la commissione ha valutato che un parcheggio lì non serva. Cioè, probabilmente va trovata una formula del parere che non è uguale a quella, diciamo, di una qualsiasi osservazione che abbiamo già negato, no? Cioè, tipo, allora, parla alta voce, pur rilevando che non sussistono elementi di conflittualità col piano strutturale, che sul piano dell'ammissibilità in via generale l'osservazione potrebbe essere accolta, tuttavia non si ritrova, cioè va trovata una formula che salva, diciamo, la fattibilità sul piano tecnico da una digressione di più di natura politica sull'opportunità o meno di avergli un parcheggio. Però se è possibile e il segretario è d'accordo, ancorché ci sia, come dire, un verbale che in questo momento la commissione sia di un tipo, io cercherei il più possibile di evitare di andare al Consiglio Comunale dovendo poi rimodificare gli elaborati dopo il Consiglio Comunale, no? Perché diventa complicato. Oppure potrebbe anche essere che si dà correttamente atto dell'istruttoria originaria e del parere della commissione e poi si introduce nella pratica, no? Che va in consiglio comunale un passaggio nel quale l'ufficio dice, no, su queste osservazioni, la numero 3, 70, 90, quelle che saranno, no? Confermiamo sul piano tecnico l'ammissibilità. Ma non abbiamo nulla da osservare rispetto alle valutazioni di interesse pubblico che ha fatto la Commissione. A quel punto, Fabrizio, te sai che orienti, no, il perfezionamento degli atti rispetto al parere della E Commissione, si procede no? pertanto con l'eliminazione della Esatto. previsione. Forse questa è la cosa più corretta, cioè non modificare il parere originario, ma dare atto nell'atto, no, che le valutazioni di merito che ha fatto la Commissione, come dire, l'ufficio le rispetta e non ha nulla da osservare. Non Ti c'è torna nulla di ragionamento. ostativo sul piano tecnico. Esatto. Manola, ti torna ragionamento? Manola?
Manola, non ti sentiamo. Non ci Forse non senti? ci sente neanche lei. Manola? No, dicevo questo, forse potrebbe anche essere, diciamo, corretto mantenere, no, la vostra istruttoria originaria, dare atto del parere della commissione e poi nel corpo dell'atto, quando il l'atto andrà in consiglio comunale, indicare quali sono, no, le osservazioni sulle quali la commissione, per ragioni di merito, ha espresso un parere diverso, rispetto al quale voi non avete nulla da osservare, no? Cioè dire: ok, noi avevamo dato un parere positivo perché sul piano squisitamente tecnico l'osservazione poteva essere accolta. La commissione ha valutato diversamente dal punto di vista dell'interesse pubblico. L'ufficio, no? Fermo restando che si dà atto dell'istruttoria originaria e del parere della commissione, diciamo, diverso, può anche dire, no, nel corpo dell'atto che va in consiglio comunale, su queste osservazioni, sulle quali, no, tecnicamente si è detto una cosa e nel merito la commissione ha detto un'altra, noi non abbiamo nulla da osservare rispetto al fatto che il consiglio comunale accolga il parere della commissione, perché comunque il parere della commissione è corretto sul piano tecnico. Ti torna, Manola? Sì, mi Ma torna. Ho lasciato Roberto che ci no, vuol dire una voglio dire, cosa. quando si facevano gli emendamenti in Consiglio Comunale era la stessa procedura, perché l'emendamento veniva proposto dal Consiglio Comunale e io d'ufficio dicevo non c'ho nulla da eccepire sul piano tecnico, la volete così, va bene. Quindi se lo Perfetto. metti nel lato, elimini di fare gli emendamenti che sono sempre noiosi in Consiglio Comunale. Questo è quello che voglio dire. Va bene. Allora passiamo a quelle Dicevo, sulle. c'è da guardare le prossime date perché io a mezzogiorno ho un appuntamento e devo andare via. Infatti c'è questo problema, purtroppo non ci si fa. No, va bene. Tanto ne manca quattro, giusto? Ne manca quattro, mancano quelle quattro al Lido e poi dopo c'è da continuare Ascoltatemi, le Jacopo, ascoltami, cose. Sì. volevo ricordare che io ho sempre l'osservazione la 526 che andava a modificare la scheda norma alla Badia, che se la vogliamo fare subito ora velocemente perché bisogna essere tutti quanti presenti perché devo uscire sia Graziano che Alberto. No, ma la Ricordiamoci, Lido magari la prossima volta devi farla, posso capito? fare. No, ma Ok, va visto che. bene. Ok, magari ricordiamocelo, che quella No, lì. visto che Alberto c'è da andare via, forse potrebbe essere l'occasione per farla ora. Appunto, Se c'è andata via ora, scusa. deve uscire, no? Se ho capito bene, Dobbiamo giusto? anche organizzare le commissioni future, no? Sì, ma io ve l'ho messo soltanto, ve lo sto solo Perché Alberto deve ricordando, eh. uscire? Non ho capito. Perché deve uscire Alberto? Non ho capito. Perché la Probabilmente 526 sono la faccia come tecnico. l'osservante o il tecnico di quello che ha osservato, Ah, allora mi voto subito contro. Comunque, avevamo capito che dovevi uscire in un altro senso. Insomma, lasciamo Ma perdere. come No, siamo Alberto, scusa. scusate, deve andare via per un appuntamento. Allora, giustamente l'Antonella diceva: approfittatene e fate questa osservazione qui, no? Giusto, Giusto? giusto. Va bene, però allora prima concordiamo le date del calendario. No, Allora Alberto. ci va a interrompere la commissione. No, aspetta un momento. Dopo si ripiglia la commissione, si guarda la 526. No, io vado via anch'io, eh. Ragazzi, dalle 8:30 siamo qui. Vabbè, ma 5 minuti per fare questa osservazione, Riccardo, dai. Allora non ne guardiamo le date, facciamo l'osservazione, le date si riguardano. Mercoledì e venerdì ti va bene a te, Alberto? Dimmi solo quello. Il Pomeriggio. Venerdì sta bene, mercoledì pomeriggio e venerdì no, mercoledì pomeriggio e giovedì tutto il giorno. Purtroppo c'ho una serie di impegni già presi, quindi mercoledì pomeriggio e giovedì tutto il giorno. Io Giovedì questa appena settimana qui di pomeriggio non ci sono. Lavoro di pomeriggio, ci sono la mattina. Ma scusate, non è detto mercoledì e venerdì? Sì, io avevo detto mercoledì e venerdì. Allora giovedì che c'entra? Ecco, perché allora bisogna essere chiari. Mi pare di capire che giovedì, venerdì un po' sta Alberto. Se dice giovedì. Va bene, Alberto? Jacopo. Alberto. Allora, a me, ripeto, mi sta bene mercoledì pomeriggio o giovedì tutto il giorno. O altrimenti l'alternativa è per mercoledì a me potrebbe andare bene invece che iniziare alle 9, iniziare alle 10 e andare all'una. Allora io perché alle 9 ho proprio un incontro con degli avvocati, cioè andarci,
Va bene, mercoledì dalle No, 10. no, 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 no. Io all'una non ce la faccio, quindi se si inizia alle 9 si smette a mezzogiorno. Se si inizia alle 10 si smette a mezzogiorno. Ho degli impegni anche io mercoledì. O si fa il pomeriggio come si era detto. Ma Dalle perché si... 10 a mezzogiorno mi andrebbe bene anche a me. Va bene, facciamo dai 10 a mezzogiorno, dai. Facciamola dalle 10 a mezzogiorno. Allora, mercoledì 20. Sì. Mercoledì 20, 10 mezzogiorno, poi? Poi venerdì Alberto non c'è, mi pare di capire perché la disponibilità non l'ha data. E la Michela ha il problema del pomeriggio. Andiamo alla settimana dopo. Facciamo tre o quattro commissioni la settimana dopo. Il pomeriggio va bene la settimana dopo? Se va bene il pomeriggio, lunedì e mercoledì allora, eh? Ve lo dico perché ho un'altra data il pomeriggio. Va bene. Va bene, va Sì. benissimo, va Venerdì benissimo. 29 la mattina. No, Va perché c'è un webinar, c'è un corso. bene. Il Allora qua pomeriggio se si può facciamo. fare, Simone. Vabbè, ma tanto ci possono, sono già tre commissioni e poi rivedere. Ma mettiamone, fissiamo anche fino alla fine della settimana prossima, capito? Ah, Quello. vabbè. Allora, il giovedì mattina invece, Alberto, però da Michela dice il pomeriggio, ma Michela, tutte e tre di pomeriggio non ci si fa a piazzale, non c'è No, verso. tutti e tre no, se se ne piazza due vanno già bene per me. Ecco, allora, piazziamo lunedì e mercoledì pomeriggio e il giovedì mattina della prossima settimana. Ma a me mi Va va benissimo. Va bene, bene? però io il venerdì non ci sono dopo, eh. Va bene. Venerdì va bene, resterà libera a quel Per punto. cui Ah, ascoltate, va bene. fatemi ricapitoliamo perché se no non capisco io. Mercoledì 10-12 e Ok. finisce con mercoledì questa settimana. Poi la prossima settimana lunedì, mercoledì alle 15 e giovedì mattina alle 9, ok? Vai. Ok, prima di andare via una domanda a Fabrizio e alla Manola. Se io ho un fabbricato in B3, no? E il mio cliente accanto alla risede c'ha un terreno E3 e 2, insomma area agricola, la pertinenza, ovvero la piscina, no? Se compra il terreno accanto, la può realizzare nell'area E? Che No, domande ti, fai? Rispondi da te. Alberto, io ora non ti so rispondere, Dio buono, fai sempre le domande Discreto, Francesco. Lo cosa approfondiamo, lo sì, bisogna che approfondiamo. guardi la norma, perché c'è il discorso di sede, insomma. Approfondiamo. No, ma è una domanda interessante questa. Non pretendo ora, no? Nel senso, se lo sapevo rispondevo, se no per la prossima commissione, ok? Vi ringrazio. Ciao Alberto. Ciao. Ciao. Però c'è un problema perché se va via Alberto, Graziano si è scollegato Io vado via anch'io. e lo stesso la Però ci Michele. sono Quindi... appuntamento No, è la anch'io. Michela Michela che si deve guarda rimanere l'ultima volta, collegata. dai. Ma c'è il numero legale senza di loro? No, non c'è il numero legale, via, dai. Scusa un attimo, Riccardo, eh. Con la Non c'è Michela il il numero numero legale legale. c'è, Jacopo. Non c'è la Michela, è andata via. No, ma non ha capito che doveva rimanere per guardare questa osservazione. E Simone, vabbè, si io guarda la prossima volta, dai. scusa Antonella, ma aspettiamo un attimo. La puoi devo chiamare? andare via ora, esco. Io ho già fissato un appuntamento a mezzogiorno, visto che si doveva smettere alle 11:30. E ora sono andata via perché ci sono andata via. Ragazzi, se, richiamate la Michela, se è questione di un... Ma qual era il problema di Badia? No, allora no, è una modifica al periodo del parco della Badia. L'osservazione è stata fatta dal consigliere e firmata dal tecnico che è presente in Sì, ho commissione. capito. Ma qual è la Ok? problema? La Michela Michele. c'è, possiamo guardarla, vediamo se Guardiamola. qualcosa Sì, te la piace o faccio vedere, sbaglio. ma non è una cosa, è facilissima, da decidere, Guardiamola. eh. Dai. Ok? Sì. E poi dopo vado via di corsa dopo. Qual è l'osservazione? Aspettate, aspetta che la apro un No, attimino. dicevo il numero, se sapevi il numero ci Ah andavo sì, prima. 526. Grazie. Dov'è? Intanto io Oh. leggo l'istruttoria, va bene? Sono fusa, ma trovo più. Intanto leggo l'istruttoria. È cartografica, Antonella, o è scheda norma? Che è da norma.
E allora ce la fa vedere direttamente l'Antonella. Si fa prima. Pronto? Sì? No, ma parto fra 5 minuti. Va bene, dai. Ciao, ciao. Ci vado a dire. Eccoci. Antonella, l'istruttore è d'accoglimento. Allora è d'accoglimento, allora vi faccio vedere. Allora, qui dove c'è la freccia, è stato incluso questo edificio dentro il perimetro del parco della Badia. Noi abbiamo semplicemente, eccolo qui, scorporato l'edificio e inserito in RBA. Per me non ci sono problemi. Nemmeno per me. No, no, nemmeno per me. Audio, ok. Va bene, hai visto? Abbiamo fatto presto. Scusa, Antonella, ma questa l'abbiamo, me l'hai già l'hai segnalata. Già modificata, okay. Fabrizio, l'hai già modificata. Va bene. Va bene. Vai. Ciao a tutti. Okay. Noi rimaniamo qui. Rimaniamo qui. La parte tecnica, rimaniamo qui. Ah, ok. Ciao a tutti, allora. Ciao, ciao. Ciao, grazie. A voi, grazie. Ciao, ciao.